una fiacca in questa primavera, guarda. Allora, siamo live stasera, ragazzi. È tornato a trovarci Giovannino Visconti, che da pochi giorni ha appeso, si dice in questo caso, la bicicletta, le scarpette, il casco, l'occhiale, come si La dice? Al bicicletta. chiodo. Si dice perché mi hanno anche regalato un chiodo, quindi Allora, a posto. piccolino, ma devo farcela, appenderla. Quindi appendi la bici al chiodo, tra l'altro anche una bella bicicletta, so, perché l'ultima bici con cui correva era anche discreta, quindi Sì, come davvero. stai, Giovanni? Ma bene, devo essere sincero, sto bene, sto bene. Sto rinascendo una seconda volta, ma non perché... può sembrare che avevo la nausea della bici, non è così assolutamente. Semplicemente non ce la facevo più, ragazzi. E quando corri in quello stato, sentendoti così inferiore al gruppo intero, davvero arrivi al punto che dici: no, non ce la faccio più, non è più il mio mondo. Almeno quello pedalato non è più il mio mondo. È sempre il mio mondo, spero che continui ad essere il mio mondo, ma non in sella alla mia bici, ecco. Ma avevi, vabbè, a parte ovviamente la voglia, no? Che prima o poi cala, chiaramente, no? Sicuramente uno più purtroppo si cresce e più si diventa meno competitivi, perché è l'anatomia dell'essere Chiaro. umano, c'è poco A da parte fare. Valverde. A parte No, Valverde, però no, quei paragoni non si possono no, fare, ma con eh. nessuno, però, perché lui non si No. può paragonare con nessuno. No, Vabbè, no, no. a parte Valverde, diciamo, poi in generale, insomma, più si invecchia, più si va Certo. sempre meno in qualsiasi sport, è la natura, ci si fa poco. Però avevi delle io non ho sentito altre interviste, niente, quindi no, ti faccio le domande proprio da novizio Vai, vai. dell'argomento. Avevi dei problemi fisici o articolari o qualcosa che ti dava particolarmente Sì, fastidio? no, i problemi fisici li ho avuti da fine 2020, già durante il Giro d'Italia post-lockdown, non mi sentivo bene, nonostante sono andato vicino a una tappa lì sull'Etna, io sapevo di non stare bene. Dopo il giro, l'estate avevo avuto questo famoso fuoco di Sant'Antonio, herpes zoster Sì. si chiama. Quello lì mi ha scatenato una marea di robe, soprattutto un problema alla tiroide per via virale, e quello mi ha messo KO definitivamente, perché ho provato a recuperare, si è trasformato da ipertiroidismo a ipotiroidismo, e il mio corpo era impazzito, prima troppo magro, poi ero troppo gonfio, forza zero, e poi soprattutto la testa, alla fine la tiroide è proprio una centralina per noi. Secrezione ormonale, insomma, abbastanza importante. Anche se ho provato a rimettermi in sesto, il problema è che poi una batosta dietro l'altra, è chiaro che subentra anche un fattore di testa, no? Quindi magari stavo anche migliorando fisicamente, ma la testa, dopo una legnata dopo l'altra, non ha più retto. Poi il Covid, ho provato a fare un inverno come si deve, ho preso una mental coach, un preparatore, ho provato a fare il giovane, no? Per chiudere quantomeno dignitosamente. Ci ho provato in tutti i modi, stavo tornando a buon livello. È successo che ho preso il Covid in gennaio mentre ero a Maiorca a correre. Lì test rapidi negativi, probabilmente non nascondo che è possibile che ci abbia anche corso col Covid. Non lo so, non lo posso dire con sicurezza, ma perché i test erano negativi, però poi al primo molecolare a casa per la successiva gara è venuto fuori che ero positivo. Giovanni, ti ha lasciato un po' di... Come io l'ho avuto, guarda, 2 settimane fa mi è toccato saltare anche la Gran Fondo Strade Bianche e mi ha Sì, girato sì, sì. abbastanza le scatole. Ti ha lasciato un po' di non lo so, di una sensazione di... Io non è che sono tornato un Ah, mi ha po' fatto malissimo. smettere. È stato il colpo di grazia, perché non riuscivo più a riprendermi. Ho fatto un mese davvero, ho scaricato 10 giorni, quando ero in isolamento, poi sono ripartito piano piano. Niente, io grazie. Scusate. Suspense, suspense. Ho provato a ripartire, però non ho mai sentito sensazioni indecenti. Il cuore era stranissimo. A me addirittura si era abbassato. Tanti dicono che si alzano i battiti. Io avevo il cuore bassissimo, non riuscivo a fare fuori giri. Ero costantemente in debito d'ossigeno, in acido lattico. Non ho recuperato più. Praticamente da lì, di nuovo, una legnata dopo l'altra, a causa di questo. Fino a quando ho detto basta.
Ma i cuori, il battiti del cuore, ribassati, insomma, è strano effettivamente. Strano, perché io c'ho due o tre battiti in più di normale. Sì, sì, no, ma infatti il dottore, anche il dottore della squadra me lo diceva. Però, boh, vaccia a capire, probabilmente io anche con i miei problemi fisici, la tiroide, destra e sinistra, magari vai a capire come reagisce il virus su ognuno di noi, perché comunque c'è stata gente che ha avuto il Covid e dopo 15 giorni era lì a vincere le corse o era lì competitivo. E qualcuno, più di uno, che si è lamentato e va avanti mesi non sentendosi più come prima. Quindi Pogacar ha avuto il Covid, ma mi sembra Pogacar al momento non Valverde Pogacar gli ha fatto bene il Covid. Giovani gli fa bene, a quelli più vecchi è vero, sì, probabilmente più posarsi, ora sembra una battuta, ma no, io vedo che ai giovanissimi quasi davvero un raffreddore, invece più si va in là con l'età e più ho notato, so di amici, insomma, colleghi che hanno avvertito questa sensazione qui. Nel frattempo c'è un bordello di messaggi di stima. Pogacar l'ha staccato. Grazie. Te lo faccio vedere un po'. Ciao Giovanni, quanto rispetto. Pogacar, che dicevi? No, ho detto l'ha staccato il Covid. Non ce l'ha fatta stargli dietro nemmeno lui. No, è scappato. Quando ha visto Pogacar, diciamo, vado via da qui. Visconti, professionista esemplare, sempre piaciuto. Giovanni ci ha fatto sognare. Aspetta, cos'è? Ciao Giovanni, quanto dichiarato da Nadal dopo il match con Fritz, l'hai letto, visto quanto dice del tuo post-Covid? No, non l'ho nemmeno letto, io seguo poco il tennis, a parte qualche italiano in quella, quindi non so, Samu, dici qualcosa a te, spiegacelo dopo nel messaggio. Poi c'è viva il Visco, abbasso il fisco. Ci sto. Questo sempre va assolutamente bene. Grande Giovanni. Allora, parliamo giusto per aprire una piccola parentesi, no? Hai per caso sentito sonni in questi due giorni? Ma sì. Sai qualcosa in più al riguardo rispetto a quello che... Non si sa ancora qualcosa in più, perché ora deve effettuare altri test, tipo la risonanza magnetica, che non so se l'ha fatta oggi. Mi ero ripromesso di risentirlo stasera con un messaggio, perché potete capire quanta gente gli scriverà. Sì, ora Sonny con me è sempre, vabbè, siamo super amici, mi risponde sempre, però non voglio neanche stare lì a rompergli troppo le scatole. Più che altro si capisce, si evince che è terrorizzato, anche se lui ha una grande... È terrorizzato più per aver rischiato di morire o perché, sicuramente sto qui è senza ombra di dubbio la paura un po' di tutti, o perché magari ha la percezione di non poter più tornare a correre? Ma no, lui l'ha già detto anche in chat con i suoi compagni di squadra, al dottore quando è arrivato, ha detto subito che voleva ricorrere, che gli girava le scatole non partire il giorno dopo, no? Quindi lui è un animale in quello, ha una grinta pazzesca, è terrorizzato da quello che gli è successo perché sa che l'ha vista in faccia, no? Per fortuna che si trovava in una gara organizzata bene. Perché c'è da dire quello, davvero, dovrebbe essere sempre così, che si tratti della gara 1.2 o dilettanti o quello che è, anzi ragazzini, dappertutto, dovremmo essere... Sono stati pronti, sono stati, perché si parlavano veramente di una trentina di secondi, massimo un minuto sia passato dalla defibrillazione. Erano lì. Poi sai, all'arrivo è già diverso, se magari era in una tappa, non so, in una discesa, no? Magari le ambulanze al seguito ce n'è tante, lì sono attrezzate bene, però il problema sono altre gare dove purtroppo le cose non... Io mi viene in mente una caduta mia dove mi hanno portato via in elicottero perché io soffro di una splenomegalia, cioè la milza ingrossata, no? Per una patologia ai globuli rossi che ho. Feci un volo a 80 all'ora dentro una galleria in Austria e avevo il fianco dalla parte della milza, una palla nera, quindi riuscii a dirlo subito, però cosa successe? Che c'era stata un'altra caduta prima, l'ambulanza era occupata. Se era davvero un'emorragia alla milza, io ero rimasto lì, perché io sono stato mezz'ora sdraiato in quella galleria e non mi facevano neanche muovere, la polizia non... Che corsa era? Era il Giro d'Austria, era il Giro d'Austria del 2000. Tra l'altro ricordano anche Quindi recente, cioè. Sì, assolutamente. Vi assicuro che... purtroppo non è sempre così reattiva la situazione. Ricordano anche Gollers alla Roubaix, che probabilmente anche a lui cadde, ma poi si capì dopo che probabilmente cadde per colpa dell'infarto,
Sì, e secondo me lì è stato... Sì, sì, sì. E lì quando sei in corsa è un casino, perché l'ambulanza magari arriva dopo 2 minuti perché sta in fondo alla gara, e quindi ecco, lì è più problematica la situazione. Sì, ma è, sì. Insomma, è andata bene, perché quantomeno a livello personale, cioè, Sonny è vivo e sta bene, poi a livello sportivo insomma, si starà a vedere cosa succede, poi se tornerà o non tornerà, insomma, l'importante... Ah, mi auguro proprio di sì. Spero soprattutto che non gli venga questa paura che ha avuto all'inizio, che non ce l'abbia anche dopo, insomma, perché comunque pensare di andare di nuovo a sprintare, a correre... Io ce l'avrei, vi dico la verità. Chi non ce l'avrei? Secondo me ce l'avrà anche lui, ma i corridori sono diversi, lo sapete, i corridori sono degli animali su questo. Fede, da infermiere, ricordiamo l'importanza della fibrillazione precoce, bisogna investire sulla formazione e partire... A partire dai giovani. Fino alle World Tour, sì. Ragazzi, ma purtroppo ne capita paradossalmente pochi di questi fatti qui, perché non è che ne succede uno al giorno, però quando capita siamo indietro. Cioè io non mi spiego, per esempio, come sia possibile che non ci sia una regola sul casco, sulla bici, dove volete, un chip, qualcosa che sia la storia clinica del corridore, dell'atleta, no? Io, per esempio, vi ripeto, ho il problema della splenomegalia. Se io cado e svengo, non sono cosciente, chi glielo dice che ho la splenomegalia? Io con una botta di un manubrio presa bene sulla milza, io ho sempre rischiato, grosso. Ma se io non sono cosciente, come faccio a dirtelo? Cioè, lì dovrebbe, un istante, chip, metti il computer, l'ambulanza, oh, questo c'ha la splenomegalia, controlliamo subito lì. Cioè, cosa ci vuole a creare una cosa del genere? Ciao Marcello. Ciao Marcello. Ciao Giova, ciao a tutti. Stavamo parlando di cose serie e sei arrivato te, non mi sembra il caso. Io ti sto ancora aspettando, eh. Ah, già. Se l'è legata al dito. Sempre in Sicilia lì a aspettarti all'aeroporto. No. Ma l'altro ieri parlavo di lui, vabbè, ma non è importante, state parlando di cose serie. Sì, a parte gli scherzi. Vabbè. Sì, no, vabbè, si parlava di Sonic, che chiaramente poi, insomma, domani o nei prossimi giorni sicuramente avremo un po' di delucidazioni riguardo a cosa è successo veramente e perché è successo, più che altro perché è successo. Chi è che ha rilasciato oggi l'intervista? Nasen, mi sembra, ho letto che... Diceva che guai a correre con la febbre o con magari, perché il problema di Sonny è che magari il primo giorno della Nizza ha finito la tappa con una pseudo, dice, polmonite leggera, febbre, e Nasen dice mai guai a correre con la febbre perché mette a rischio la salute e il corpo poi ne risente. Cioè, ha fatto un'intervista così. Ma non penso che ha corso con la febbre Sonny, se gli è venuta a fine tappa perché ha tenuto duro è un conto. Comunque. E questo è come, nei prossimi giorni sapremo di più. Comunque Sonny sta bene, quindi quella è la prima volta. Io ho letto 2 interviste, una saggia, Cassani, che non mi è dispiaciuta. Io ripeto, Cassani per me è una persona estremamente intelligente, non è un commissario tecnico, ma al di fuori di tutto questo è una persona estremamente intelligente. Poi un'altra di Lefebvre, che ha fatto l'esempio di Tim de Klerk, e anche lui ha avuto il Covid e ha riscontrato qualche piccola problematica dopo il Covid. Però Sonny discorsi... non si sa se ha avuto il Covid. Marcello. Sì, l'ha avuto a gennaio. L'ha avuto a gennaio? Sì. E il fatto che non si capisce, insomma, se questo possa essere una delle cause. Io ti dico una cosa. Noi negli ultimi 9 mesi abbiamo visto di tutto. Io ho ancora l'esempio di Christian Eriksen, non solo perché sono interista, ma perché comunque sono state immagini fortissime che hanno fatto il giro. Adesso pensiamo a lui come atleta, come ragazzo, come persona, come padre di famiglia, che stia bene. Poi, se può ritornare, tutto il resto è un altro paio di maniche. Adesso speriamo che stia solo bene e che risolva i problemi. Questo io la vedo così. Assolutamente. Poi per il resto, se lo ritroveremo in bicicletta, tanto meglio. I miracoli li abbiamo fatti, soltanto che poi nel periodo di Covid, poi io non so, magari dico delle boiate, però nell'ultimo anno abbiamo visto 2 o 3 atleti che comunque hanno fatto delle ablazioni e hanno avuto il Covid per sistemare le aritmie cardiache, però io in questo caso non lo so, io non sono medico, io sono un umile giornalista e basta, non ho la più pallida idea, non lo so. Comunque, facciamo una domanda a Giovanni interessante. Cosa farai domani?
cioè no, domani giovedì, domani in generale. Ah, perché se era domani ti guardavo l'agenda, domani domani c'ho anche poche cose da fare. Oggi c'avevo la diretta Fantasagni. cosa farai? Ma sicuramente rimarrò in questo mondo e in questo momento sto valutando diverse proposte, alcune che mi piacciono, però non è così semplice, un po' confuso sono, perché comunque dopo 31 anni di svegliarsi la mattina con la solita routine, vi assicuro che i primi giorni è stata dura, difficile. Certi momenti mi sono fermato lì a pensare e ho quasi pensato dentro di me di aver fatto una cavolata. Invece poi più passa il tempo, più passano i giorni, più mi rendo conto che davvero mi sto riprendendo quello che ho perso in quest'ultimo anno, soprattutto un po' di libertà, un po' di godere della bici, cosa che non facevo da tanto. E quindi dai, le proposte ci sono, la voglia c'è, non mi allontanerò sicuramente da qui. Proposte di che genere, senza magari entrare nello specifico, però di che tipo, cioè quale ruolo? Disco, ti vogliamo in ammiraglia. Potrete immaginare, l'ammiraglia è una cosa che mi piace, non so se subito, ecco, quello non so se subito, perché comunque vengo da quasi 18 anni di professionismo, essere sceso di bici, fare 200 giorni l'anno fuori casa e richiudermi subito dentro una macchina, vi dico la verità, se arriva una bella proposta, sì, è chiaro che va presa in considerazione, ma anche un progetto che sia per me di crescita, no? Un bel progetto. Però insomma, ho parlato anche con diverse aziende nell'ambito del ciclismo che mi vorrebbero anche a livello semplicemente così, momentaneamente, a livello di immagine, testimonial o eventi. C'è un mondo che mi piace tantissimo adesso, che è quello del gravel. Nel frattempo c'è Cristiano Malgioglio che scrive sì, Giovanni del Siciliano. Euro 1,99 cosa vuol dire? Ha donato. Ha donato quasi 2 euro per te. Ti ha dato 2 euro praticamente. Salutiamo Cristiano. Giova, è prostituzione, occhio. Quindi non dobbiamo invitarli a donare un po' di più, no? Magari altre ore, proprio a giugno, no? Però magari un'offerta così più valida. Stavo dicendo, c'è anche un bel mondo a cui mi sto affacciando, proprio praticandolo anche un pochino, piano, poco, il gravel, che è un mondo nuovo che secondo me esploderà davvero, già, è già esploso, però verrà fuori ancora di più. Ora, per esempio, a fine mese andrò a fare una bella pedalata in solitaria, anzi in coppia con Paolo Alberati, sì. Che è stato il mio preparatore fino a poco tempo fa, e ce la godremo proprio in semplicità, con uno zainetto, nel silenzio, attraverseremo la Sicilia, si chiama Sicily Divide. Una bella esperienza. Poi mi hanno invitato Brocci, l'ideatore delle Strade Bianche, mi ha invitato alla Nova Eroica. Insomma, Voglio guardare anche a questo mondo con occhi diversi. Ci sono diverse strade. E poi a parole è facile dire c'è questo, c'è quell'altro. In 2 settimane non posso inventarmi chissà cosa. Valuterò, parlerò. Speriamo. Chiaro, se ti piace fare il commentatore, se ti vedresti come commentatore. Anche questa è una cosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe un onore, però. No, sei troppo cattivo. No, sono giusto. Non giusto. Senti, noi ti offriamo una, se vuoi provare a fare un commento alla scalata del Monte Serra, se riusciamo a andare in Italia. Ma sul Serra non ci andrò più per almeno 3 o 4 anni, lo odio. Quanta fatica devi Serra. Dare una mano, perché devo battere un corridore, un ragazzo come noi che purtroppo mi ha staccato nell'ultimo gara che abbiamo fatto, quindi Giovanni, quando poi voglio tornare sul Serra vengo. Ci sarò, fatemi sapere l'appuntamento quando è, ci sarò. Mi devi dare un po' di dritte su no, più che dritte devi portare una macchina e tirarlo su. Un bel traino. Ma guardi, voglio fare una domanda tecnica, visto che siamo qui. E ci sa un corridore, insomma, di un certo spessore, no? Un ex corridore. Fede, ricordami la storia della macchina del traino, che devo chiedere una cosa poi a Giovanni.
Ok, di Nibali che si è attaccata alla macchina, cos'è vuoi? Ma no, Nibali non c'è per niente, lascia stare. No. Vorrei chiedere una cosa, Giovanni, tecnica. Allora, siccome questa è proprio domanda per malato di mente della bicicletta, ho comprato i Garmin, quelli nuovi, no? Che ti danno la percezione di potenza destro-sinistro. E i pedali. I pedali. E i rally, l'ultimo modello. E sentivo diverse interviste anche tramite GCN, oppure anche Savoldelli in un vecchio video, che parlavano di accettabile la differenza di un 5% tra destra e sinistra. Cioè, sì, io sto per dire 100 watt con la gamba sinistra e, non lo so, 90-92 con, sì, la gamba destra. Ma ti faccio un esempio semplicissimo, un esempio che proprio puoi capire benissimo. Adriano Malori, che è stato, sì, un gran corridore, sappiamo perché. Il nostro amico anche. Ecco. Adriano Malori era uno che spingeva, non voglio dire una cavolata, ma tra il 70 e l'80% con una gamba, penso sia la sinistra. Cioè, un 20-30% meno con l'altra gamba. A cronometro soprattutto, anche quando vinceva, ci faceva vedere delle robe assurde. Quello, vabbè, lui era una macchina, era una potenza assurda. Non è giusto sicuramente un 20-30% di differenza, ma un 5% è normalissimo. Anch'io quando finivo gli allenamenti, se guardavo, ci facevo caso, poteva essere 53-47, 55-45, 52-48, più o meno. 5% è proprio tranquillissimo. Ok, ci sta, perfetto. Sì, mia curiosità, mi piaceva chiedere, lo farò a tutti questa domanda. Sì. Allora, chi ha fatto più giri d'Italia tra Visconti e Piazzano? È una bella sfida. Quanti giri d'Italia hai fatto, Giovanni? Io ne ho fatti 13, mi sembra. Pochissimo. Vabbè, ma anche 10 anni più di me, ma che discorsi sono? Però attenzione, attenzione, perché Giovanni potrebbe farli da inviato. Attenzione, macchina, attenzione. Però anche Marcello. Io non è che sono, non è che domani muoio, cioè non è che cioè, però hai cambiato genere, non recuperi più. Diciamo che la sfida è ancora aperta. Ciao Fisio, sì, è un amico della Sardegna. Sì, me l'ho scritto anche l'altra volta. La sfida è ancora aperta, dai, diciamo. E Fisio, mandaci del vino. Giovanni. E Fisio, sì, mi ha portato a fare la salita delle antenne, come si chiama lì, famosissima in Sardegna. Proprio sopra casa sua, non mi ricordo. Non mi ricordo, dai, dura. Lo dice lui. Dura, okay, lunga e dura. In Sardegna, un'altra con le antenne. Giovanni, senti, ho una domanda sulla situazione attuale, che insomma, un po' particolare, legata alle tante malattie, tanti problemi che stanno avendo molti corridori. Che idea ti sei fatto? Tanto Marcello beve come se non ci fosse io domani. Rido, ragazzi, perché leggo qualche messaggio. Sì, perché... Dai. Ma se ti riferisci al post Tirreno, alla Parigi-Nizza, alla Catalunya, io ti posso assicurare, vabbè, sono stato alla Tirreno 2 giorni e basta, poi sapete tutti com'è andata, ma il freddo che c'era sia lì che al Gran Camino, la gara abbiamo fatto prima, un freddo pungente la mattina, soprattutto in partenza, freddo, un vento che non cessava mai. Io credo che lì tanti si sono ammalati anche di bronchiti normali, raffreddori normali, eh. Poi adesso è chiaro che quando si parla di bronchite, raffreddore, subito si fa riferimento al Covid, però io credo che ci possa stare. Poi tanti per precauzione adesso, sì, anche infatti ci sono anche altre, poi tanti per precauzione le squadre adesso ti fermano subito per evitare, perché vai incontro magari a dei casini che è meglio evitare. Quindi è colpa del clima sostanzialmente. Secondo me sì, perché no, ti dico, io ho sofferto freddo, ma anche i miei compagni. Anche perché la Tirreno, per esempio, si arrivava alle tappe e finivano tardissimo per via della Parigi-Nizza che finiva prima. E le tappe finivano quando già c'era l'ombra, non c'era più sole, era freddo. E oggi a Catalunya ci sono state altre vittime. Ti chiedono se ricordi una stagione con così tanti malati. Il passato, ti ricordi una stagione con così tanti ritiri? Secondo me sì, però il problema, ripeto, è quello, che adesso vengono fuori, ogni volta che uno ha raffreddore viene fuori la notizia che non partecipa a una gara perché già si fa riferimento al Covid, quindi dice ne ha fatto fuori un altro, capito? Se ne parla di più, però è sempre esistito.
È colpa anche nostra che se ne parla di più. Sì, sì, no, è colpa no, chiaro che è colpa nostra. È colpa del fantacycling, intendo, perché ovviamente sì, per fare una squadra, no? Sì, poi... sì, assolutamente. Sì. Ho visto certe bestemmie oggi nel gruppo Telegram, perché se Yates scomparso oggi, tutti a vomitare. Scomparso, anche lui. Poi ora, guarda, colgo l'occasione per fare una domanda su questo argomento. Per esempio Yates, no? Sulle bestemmie? No, no, no. No, per esempio Yates si era ammalato, cioè aveva finito la pre-inizia alla grande, secondo, no? E, sì, quasi si era ammalato subito dopo. E poi si è presentato a Catalogna come favorito, eccetera, eccetera. Nessuno. Cioè, come mai Giovanni nel ciclismo, no? C'è questa cosa, questa specie di tipo omertà, no? Sulle condizioni dei corridori. Per esempio, se c'è un calciatore che non sta benissimo, uno lo sa subito, però mettiamo anche prima della partita, cioè non è proprio al 100%, mettiamo, tutti lo sanno subito. Non è, non viene nascosta questa cosa, no? Invece sui ciclisti c'è questa tendenza a nascondere le condizioni del corridore, ma perché? Che tattica è? Cioè, nel senso, se sta male, se sta bene, sta bene. Cioè. Sì, però io, secondo me, nel caso del ciclismo, sì, sport di squadra, però se parliamo di Yates, che deve essere un uomo classifica, diventa anche individuale questo sport in finale per un Yates. Quindi se te fai capire agli altri che stai male, è probabile che ti attacchino, è probabile che corrano in maniera da sfinirti prima, no? E lì la squadra non è che possa contare più di tanto. Se un calciatore sta male, sta in panchina. Il ciclista deve correre. Secondo me è tutto lì. È nascondere come il ora, questo non lo condivido. Quelli che, per esempio, nascondono i watt su Strava, no? A me l'hanno detto tante volte, ma perché fai vedere i watt? Ma perché me li rubano? Cioè, sono i miei, cosa c'è di male? Ma non devi fare capire come vai. Vabbè, se non vedono i watt e vedono che fai un com e vai fortissimo, lo sanno che hai fatto tanti watt. A proposito di watt e di com, e finge di la salita che diceva Giovanni era l'Imbara, 10 km al 9% medio, ultimi 3 km. L'Imbara è su a nord, l'Imbara. No, buono. Hai fatto il com, dice, 360 watt medi. Niente, se si va in corsa, ho trovato il tuo sempre, lavoro. La spianano, dimmi. Allora, visto che l'energia costa la lira di Dio, ti metto una bicicletta a mo' di dinamo e mi fai l'elettricità a casa. Allora, metti la Van der Poel, secondo me, non per, senza offesa a Giovanni. Con me si fai le lampadine, con Van der Poel che fai una centrale elettrica. A me basta avere l'acqua calda per fare la doccia, guarda. Non so se ce la faccio. Tiepida. Falla fredda, palla! comunque, ma, per i fan del Van der Poel fa il giro, scusate. Ma siamo sicuri? Se ne sta parlando. Magari viene a vincere un paio di tappe e poi va via. Beh, ha detto che se appena fa il giro lo finisce. Questo va bene, bravo. Ok, perfetto. Chiede consiglio a Merlier e Iwan. Ha detto come che finirà sia a giro che tour. Ok, ha già preso Ryanair alla nona tappa, al primo riposo, perfetto. A proposito di Fred e della tua vittoria sul Galibier, no? Non so se hai visto, allora, a Siena il giorno delle strade bianche era un freddo cane, perché il giorno dopo c'era era un freddo cane, si parlava veramente di 0 gradi, 2 gradi. Sì, anche lì in partenza tremavamo, Ecco, allora, io dico, ma vedete Pogačar che scatta con la magliettina a maniche corte e basta, e comunque gran parte del gruppo era a maniche corte, ma porca puttana, non avete freddo? No, ma lì è diverso. No, lì c'è già l'adrenalina della proprio lì la gara piena. Lì non senti più niente, te lo assicuro. Come mi chiedevano del Galibier, io sul Galibier non sentivo la neve assolutamente. E io sono uno che soffro il freddo. Però un conto è fare un arrivo dove dai tutto, pensi solo arrivare all'arrivo, e un conto è fare un passo, scendere giù. È ben diverso. Dove non pedali. Ma le strade bianche, poi lo sai, le strade bianche le fatte la Gran Fondo. Sì. Sai che in partenza sei lì fermo, muori di freddo, io ero tutto coperto, gambali, sapevo già, sono stato stupido a non farlo subito, che dovevo toglierle prima di partire, perché al primo strappetto del chilometro zero eravamo già a blocco, avevo già caldo. Poi, chiaro che rallenti, risenti un po' di freschino, ma è una gara che tutta su e giù, sempre a tutta, per prendere posizioni, per lo sterrato, non senti un gran freddo. Se piove, sì.
Senti Giovanni, ma ora ti farai crescere peli alle gambe oppure ti ma l'ho fatti oggi, no, per, ora, per ora ma che domanda è, scusa, una domanda, ma che domanda fondamentale è? No, perché, no, oggi no, vi racconto perché, no, vi, ti spiego dopo 15 perché, giorni sì. Perché ti spiego perché, siccome ora sta iniziando ad arrivare il caldo, cioè, no, videochiami Giovanni quando ti fai la ceretta, Fede. No. La rubrica benessere, questa, no, è la rubrica benessere, rubrica benessere. Perché ho fatto questa domanda perché? Perché mi è capitata, no, siccome avevo poco tempo e avevo poco tempo per andare in bicicletta, era caldo perché questi giorni è caldo in Toscana, ho detto cazzo devo mettere pantaloncini corti e cioè volevo i peli, ho detto è inguardabile, non c'è chi sapere, dal mio punto di vista, sicché non avevo tempo, mi sono fatto peli per mezzo fino a ginocchio. Però magari un ciclista che smette di correre, non lo so, una delle prime cose che non fai più forse è rasarti le gambe. Sì, attenta che casca. Forse sì, hai ragione, però poi dopo un po', essendo abituato da una vita, non puoi. Oggi questa è la verità, qualcosa, la verità, la verità, la domanda più bella che ti hanno fatto da quando hai smesso. No, la domanda, l'affermazione più bella l'ho pubblicata oggi che ho aperto un profilo TikTok, ma non mi riesce a fare addirittura, non mi riesce, non mi riesce, proprio non riesco, non mi piace. Comunque l'ho pubblicato, facciamo il video metà. Dove a metà video mia moglie urla finalmente, aspetta, finalmente ha smesso, era l'ora, una cosa del genere, l'affermazione più bella. Vabbè, dai, ormai che hai smesso, dai, toglimi un po' di curiosità, dai, andiamo diretti. In quale squadra hai mangiato meglio? Qual era il miglior fuoco? Ho mangiato bene sia in Movistar che in Bahrain, sai perché? Perché c'era il mio amico Antonio De Sarro, che è un cuoco conosciuto. Sì, lo conosco, sì. Quel matto di Antonio, a parte farci le risate che ci facevamo, lui ci viziava davvero, era bellissimo. Sia in Movistar che in Bahrain. Dov'è molto che bene si mangiava. Infatti mi aspettavo questo. No, in quei tempi non c'era mica il cuoco. Allora, nelle professional faceva da mangiare, c'era Bramo che faceva da mangiare. Nelle professional non c'è, noi mi casca, se tocchi qua casca l'iPad, scusate. Nelle professional non c'è il cuoco, quasi nessuna. Come era ai primi anni nelle World Tour. Sì, ci siamo fatti anche da mangiare, io mi ricordo con Shinto un anno al Giro d'Italia la tappa di a cronometro lunghissima di 60-70 km, Sestri Levante. Ci si fermò in autogrill. Quella in autogrill. Delle 5 Terre. Sì, quella lì. 5 Terre. Poi arrivai anche dodicesimo. Io ero dietro a Vegelius, non finiva più quella tappa. Era una rottura davvero, di coglioni. A me piaceva tantissimo. Però era insomma, bella, ci si fermò a mangiare l'autogrill, la pasta scotta dell'autogrill in bianco, una roba scandalosa, era di gomma. Vabbè, come quella che si mangia quando si va in Francia, tuttora. E poi l'ultima scomoda, perché sei andato via dalla Quickstep per andare alla ISD? No, non è scomoda, sai, sono sempre stato un tipo carattere forse troppo attaccato ai ricordi, alla modalità familiare, amichevole, che può essere un bene ma a volte può essere anche un male, no? E lì mi avevano preso come il nuovo Bettini, chiaramente io non ero il nuovo Bettini, lo ricordo. L'abbiamo perché visto più tutti alto, perché più capelli, ero un po' più alto, un po' più magro, un po' più niente, crearono questa squadra Shinto Citraca apposta per me, pagarono una penale, mi ricordo, pagarono una bella penale alla Quickstep, che avevo 3 anni di contratto, e feci questa scelta. Sì, ho vinto tante corse anche con la classifica europea, vero? Sì, la ISD, la un paio d'anni. Ho vinto una quindicina di corse con loro, sì, l'Europa Tour, l'italiano. Magari, boh, sai, quell'anno in Quickstep ero arrivato quarto a Lombardia, avevo vinto l'italiano, avevo vinto a Fourmi, che era una bella gara in Francia, insomma, magari, boh, col senno di poi poteva cambiare qualcosa, ma magari no, io non mi pento, dai, di quello no, non mi pento. Ti chiedono se hai trovato la PlayStation 5, che l'altra volta sì, hai detto che la stavi cercando. Sì, sì, l'ha sì. L'ha trovata, sì, ragazzi. Falsa. Ho scatenato falsa. Un po' di miei amici di giù. L'ho trovata. Rubata, quindi. L'hai rubata Nibali. Se no, merita. È prestata. Ti piace il riso con il ketchup? Oh, per carità. C'avevo un mio compagno di squadra in Movistar, Dowsett. Nome. Alex Dowsett. Che poi però dovevamo stare zitti perché poi vinceva anche le crono, vabbè. Adesso infatti non le vince più, però. Eravamo al giro, c'eravamo a tavola, c'era anche, mi ricordo anche Lastras, Paolo Lastras. Lastrassigna? Sì, Paolo Lastrassigna.
e lui aveva l'usanza di prendere da buon inglese, prendeva il suo piatto e ci metteva la pasta col ketchup sopra, accanto la fetta di pollo e accanto anche il pezzettino di dolce. Faceva il piatto unico, no? Così non si alzava mille volte. Altro che virus e l'Astras un giorno si arrabbiò e disse: no, basta, se vuoi mangiare a tavola con noi, gli porto i piatti, dividi tutto. Sì, sì. Ti chiedono, Giovanni Grandissimo, qual è il compagno di squadra più forte che hai avuto e il più grande talento però rimasto inespresso? Allora, il compagno di squadra più forte, io sono indeciso tra due, però, perché sì, Buone. Secondo me, vabbè, sì, comunque non è facile, perché ragazzi, ho corso con Bettini, in squadra con Bettini c'era Bonen, Van Petekem e via dicendo, ho corso con Zabel, Petacchi, con Nibali, con Valverde, non me ne vengono altri, però... Sono stato fortunato. Valverde da gennaio a ottobre. Con Jan Hirt hai già mai corso? Con Jan Hirt? Con Jan Hirt ho litigato, se ti interessa, in gruppo. Sì. Oh! Cosa avete fatto? Ma no, mi ricordo questo Jan Hirt, una volta gli dissi, ma non so come ti chiami, mi fai parlare col tuo direttore in macchina? Un po' di nonnismo di quello buono, però poi invece ci si ride. Hai fatto bene, hai fatto bene. Un po' come Ibrahimovic. Perché? Che è successo con Jan Hirt? Che avete combinato? Che si pia no, è una delusione, una delusione continua. Che ci per via che non vi fa punti? Sì. Voi siete allora, malati, ragazzi. Allora, aspetta, quello è chiaro. Io lo comprai l'anno scorso, due anni fa, mi ricordo, perché comunque un po' di curriculum ce l'ha. Ce l'aveva, è scomparso. Dov'è che è andato forte? In Oman è andato forte quest'anno. Sì, infatti, no? Quest'anno cioè, sì, alla CCC, poi... ma andò alla CCC scomparso. Sì, non è costante, non è costante. No, assolutamente. Quando è in Oman ha battuto Masnada, che è andato in crisi depressiva, sì. Per perdere da Jan Hirt. si scherza. Comunque, quindi, stavo dicendo. Si aspettava, invece poi è scomparso Jan Hirt, un'altra volta. Vabbè, chiusa parentesi di Jan Hirt. Valverde è uno che da gennaio a ottobre, io gli dicevo, te c'hai il cervello a forma di bici, cioè proprio non c'hai altro, gli dai un pallone ai piedi ti metti a ridere, invece gli dai un pezzo di ferro di 20 kg vince lo stesso. Un bel cancellone fortissimo. Però se devo parlare di talento fuori classe, a me viene in mente il Betto. Sai perché? Perché il Betto arrivava al primo ritiro a dicembre grasso, come lo sa anche lui, un pallone 7-8 kg sovrappeso, bastava fare 3 giorni di allenamento nel famoso ginepraio, come lo chiamava lui a casa sua, perché andava a allenarci lì a Cecina, ad Onoratico, no? Quando si entrava nel ginepraio, cioè in tutti quei su e giù dietro il mare, dalla parte di qua, dopo 3 giorni ci ammazzava. Quando si faceva la gara, 3 giorni gli bastavano. E poi tra l'altro per andare a casa di Bettini, lì vicino a Ripadbella, c'era un po' di a muri tutta, allucinanti. Sempre a tutta, si faceva anche quella lì, gara a tutta, un muro. Quindi mi viene in mente anche lì. E talento inespresso? Invece? Ma un talento inespresso, fammici pensare. O comunque che ha fatto magari meno, molto meno di quanto... Beh, io. Sì. vabbè, hai corso insieme a te stesso, quindi. No, aspetta, non mi viene in mente. Ora, magari, perché una domanda così ci dovrei pensare un attimino, però... Il miglior DS? Ma DS bravi ne ho avuti tanti. Nei primi anni a me viene in mente Bramati e Guercilena, che erano direttori entrambi alla Quick Step. Con i quali si moriva dalle risate, davvero una simpatia pazzesca, ma erano anche bravi, ma proprio quel tipo di direttore, però che appartiene più alla categoria di una volta, cioè motivatori, grintosi, uno di questi era Scinto, uguale. Il direttore di adesso è diverso, per quello vi dico io anche dovrei valutare la cosa, perché il direttore di ora deve stare al computer, deve parlare le lingue, programmare quasi biglietti aerei tra poco. Scinto ce la vedo bene a parlare altre lingue oltre l'italiano. Io l'ho detto, Luca. No, io lo vedo bene, perché... io lo vedo male parlando di una, quindi ecco. 5 euro, che roba è? Quelli vanno al nostro fondo, privato. Per i Garmin di Federico. Giovanni, il più grande scazzo che hai avuto invece in gruppo con chi e per quale motivo? Ah, fondo Visconti ospite fisso, ecco perché ha donato 5 euro. Il più grande scazzo. In gara con qualcuno? Sì.
Ma allora, mi viene in mente uno degli ultimi ricordi al Giro d'Italia dell'anno scorso. con Mattias Brandle, cos'è, austriaco lui? Perché il record man dell'ora, perché come al solito quando va via la fuga e magari ha ancora 100 metri e loro dicono basta e basta, quindi te vai davanti professional perché il tuo lavoro quel giorno è andare in fuga, almeno quello, e loro ti buttano giù, ti buttano nel fosso giù, ti buttano di là, spallate, e io l'ho visto fare ai miei compagni, ma l'hanno fatta anche a me. Poi a me a volte è successo ultimamente che magari mi riconoscevano perché avevo le striscettine tricolori, e allora cambiavano un po' atteggiamento, però a me peggiorava la cosa, perché allora che vuol dire? Il mio compagno che non c'ha le strisce lo devi trattare come un cane, e me no. Cioè, è stata una bella litigata, tanto che proprio... Poi ho detto, vabbè, non ti sto neanche più a parlare, sono andato anche dal giudice a dirglielo. Però... C'è un bel clima in gruppo. No, sapete anni. Quello che succede per andare in fuga. Io ho sempre litigato anche quando ero nel World Tour con i miei compagni, perché capisci che ci sono quelle squadre professionali che vengono al giro per fare quello. Cosa ti costa lasciarla andare via, la fuga? Anche se è andata via la fuga e hanno un minuto, se parte uno di una squadra professional che rimane lì nel mezzo e poi lo riprendiamo, magari fa anche brutta figura. Che te ne frega, faglielo fare. Ma perché devi fare il fenomeno a inseguirlo, a buttarlo fuori, gomitate? Cioè, ma che senso ha? E io ho litigato con i miei compagni per questo. Questa è una cosa brutta del ciclismo che non si sa, che non si vede. Sì, che tanti tuoi colleghi in interviste recenti, lo stesso Sagan mi viene in mente. Ma Sagan era quel giorno lì e ho discusso anche con lui. È proprio quel giorno di Sagan, vi ricordate, al giro? Sì, che lui era davanti, sì, sì. Faceva un po' il bulletto, tra virgolette, mi sembrava. Non è solo lui, non è solo lui, lo fanno in tanti. Non è solo lui, ma anche lui quel giorno era uno di quelli... In particolare io ho litigato con quell'altro, però non era il solo, erano in tanti. Ora, litigare con una tappa in Toscana, forse, mi pare, metà giro. No, eravamo verso Verona, da quelle parti là. Quella che vinse Sagan? No, la tappa che ha vinto Bettioli. Nizzolo. Arrivavano a Voghera, era insomma, oltre il Castello, sì. Casteggio lì, quelle parti lì. A casa di Berzi, sì. Insomma. Sì. Comunque, poi invece vedi arrivare gare a tipo UAE, in pianura, pronti via, cosa fanno? Proprio si aprono, come Mosè fanno aprire le app. Si apre il gruppo, no? Si apre il gruppo e ti invitano ad andare. Dai, professional, andate, 1, 2, 3. Allora, lì va bene, Sì, perché magari non c'è niente a nessuno. Così almeno fanno 3 ore tranquilli in gruppo, poi si mettono a tirare. Invece, in altre occasioni, tipo al giro, devono comportarsi così. Immagino al Tour de France cosa possa succedere, anche se però è un po' cambiata la situazione. Sì, ma io direttore sportivo in macchina, obbligherei, cioè non gli farei mai fare una cosa del genere nei corridori. Non vi azzardate a stringere, a buttare giù corridori che devono scattare delle professional. Perché cosa ti cambia? Cosa ci cambia a noi se vanno 3 professional in fuga? Tanto la fuga se arriva lo decide il gruppo in quel tipo di tappe. Quindi non ci ammazziamo, non ci innervosiamo, non litighiamo, non c'è bisogno. Via, vanno via, non c'è problema. Anche se ce ne 10, scattano da soli dopo 2 minuti. Anche perché, Giovanni, abbiamo avuto anche Gianni Savio l'altro giorno con Marengo, che parlavano appunto di quanto sia importante la fuga per le squadre di, chiamiamole di seconda fascia, però le squadre non World Tour. Sponsor, visibilità... Una possibilità su 1000 di vincere qualcosa, perché se non parti da una fuga probabilmente le squadre professional difficilmente vincono. Vedi, mi viene in mente Fortunato al Giro d'Italia l'anno scorso, se non era in fuga non avrebbe mai vinto una tappa. No, ma infatti per una professional è più facile vincere un giro che altri tipi di gare, ve lo assicuro. Senz'altro. Ti fanno una bella domanda, il quadro del Monatti dice: Visco, perché un ragazzino dovrebbe cominciare con il ciclismo prendendolo da altri sport o perché preferendolo, no? Preferendolo altri sport, scusa, o perché no? Fatta in questo momento, sta domanda non è così facile di facile risposta, potete capire. Io in generale ti posso parlare, io perché ho scelto il ciclismo? Venendo da Palermo, no? Le difficoltà erano superiori, non so di dove il ragazzo che mi ha scritto. Però il ciclismo... È un quadro, quindi penso sia appoggiato al muro, credo. Ah, ok. Quadro del Mullah si chiama. Beh, andiamo bene. Comunque,
il ciclismo ti insegna forse a soffrire e a fare della sofferenza la tua forza, ti insegna a rialzarti e a non mollare mai. Sì, anche alcuni altri sport lo fanno, però io ti posso parlare nel mio caso e allontanarmi da casa sin da ragazzino, dagli affetti. Sono diventato più duro sin da subito, sin da ragazzino. Sono dovuto crescere prima. Ti lascia davvero un bel insegnamento. Ora però è un momento difficile anche per il ciclismo e per tutto in generale, quindi non è neanche semplice rispondere. Poi ti fa anche perché invece non dovrebbero fare ciclismo e dovrebbero preferire altri sport? Questa è una domanda un po'. Perché purtroppo mi viene da dire perché per esempio non lo vorrei far fare a mio figlio il ciclista, perché andare su strada adesso è impossibile. Quando mi Intendi chiedono per se... allenamento, no? Sì, ma è allenamento, sì, allenamento più che altro. Quando mi chiedono tuo figlio lo metti in bici, non ci penso proprio. Cioè, se volesse correre, per carità, mica lo posso obbligare a non correre. Però mi ritengo fortunato per il fatto che non ha scelto il ciclismo, perché è troppo pericoloso, è troppo, ma non si tratta più solamente di una questione che non ci si sta sulla strada, siamo in troppi gruppi, perché qua il casino succede forse di più quando siamo soli che quando siamo in gruppo, perché quando siamo in gruppo perlomeno ti prendi un bar a quel paese, però siete in tanti, siamo in tanti e ci vedono. Qua è quando sei solo che è pericoloso. Non ti vedono più. Magari altre discipline, però sempre in bici? Mountain Sembra, bike. no? Nel senso, Per sembra che esempio, il gravel va tanti tanto anche per corridori, quello ora, eh. tanti corridori ora stanno venendo fuori che magari prima facevano, cioè hanno iniziato relativamente tardi. Prima facevano sempre sì, andavano in bici, però facevano Sì, una buona idea in ciclocross, questo momento eccetera. per i ragazzini, magari anche il fatto della multidisciplinarietà, quella roba lì, no? Quindi fare più L'hai detta cose da. bene, bravo. Ve l'ho detta piano, cioè sono stato attento. Anche perché la sto studiando, sto facendo il corso di primo livello dei direttori, e c'è ho anche visto qualche storia su Instagram, questa infatti. parola. No, effettivamente è un pochino più sicuro il mondo, no? Del grave, del fuoristrada, a prescindere dall'infortunio dell'atleta perché cade, però non c'è traffico in determinate situazioni, Sì, che è la cosa. almeno Sì, da quel poi. punto di vista più. C'ho 3-4 pazienti che si sono sfracellati in Sì, è discesa per chiaro. terra Poi ti faccio. nei sentieri con la mountain bike, quindi è un altro Certo, discorso. Però, certo. vabbè, Guarda, c'è c'è chi meno traffico. conferma infatti queste cose, che è un direttore sportivo, dice Emanuele Coppola, che dice che è un direttore sportivo e Emanuele Coppola conferma dice questa cosa. Cosa cosa? che che Giovanni parla, sempre più direttore sportivo. ragazzi, no, che sempre più ragazzi dice, ora non lo trova lui, quindi Ma è dov'è il qui. commento? Scusa, non È vedo. qui, è lì, lì. Ore? Dice Ore? se Sì. non ce l'ho allora qui, non lo so, non lo vedo. Dice, sono direttore sportivo, è vero, la maggior parte ormai inizia nel fuoristrada. I ragazzi che iniziano in bici da strada sono sempre meno. Segue esordienti, allievi e juniores. È possibile. L'importante, secondo me, è comunque fare questo tipo di attività fisica. Poi, quando uno ha le basi, cioè ragazzi, J Vine viene da Zwift, viene, porca puttana. Cioè, se uno ha le basi e va bene, poi non è detto che debba Ora passare non professionista per convinciamo forza. la gente a cominciare il ciclismo su No, Zwift, no, eh? no, 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 no. Io so, quelle Cioè. robe lì sono da usare No, non gennaio, virtuale, hai dicembre, fatto gennaio, l'esempio febbraio. sbagliato, però secondo me, perché il virtuale Cosa? no, però te hai fatto l'esempio di Vine con Zwift, cioè non virtuale, qualcosa di, cioè altre discipline sempre in Va, ne bici so, che poi uno magari Vanderpool, fa in dai, Vanderpool fuoristrada. Però viene da un ragazzi, mondo che non è ciclismo, su Vine strada. pedalava anche su strada, cioè non è che faceva solo la cyclette e dalla cyclette è passata a fare la strada. Lui correva su strada in Australia con risultati altalenanti, però correva su strada. È emerso su Swift, cioè facciamo un po' di distinguo, cioè, perché detto così sembra che Vine pedalava soltanto nella sua stanza con la cyclette. No, vabbè, è Poi ho. chiaro, però ci sono vari modi, cioè non è detto che devi per forza a 15 anni partire da casa da solo e farti Sì. 60 km per strada da solo col traffico. Puoi anche fare altre discipline, chiamiamole, tra virgolette, più sicure e poi Sì, magari anche arrivare perché al ora professionismo in un altro modo. c'è una possibilità in più che prima non c'era, che purtroppo forse è anche un errore, perché comunque le grandi squadre vanno a cercare questo tipo di talenti,
li vanno a testare proprio, quindi anche Vine, come si chiama? Penso che Wine è vino. Wine è vino, Vine. Wine, eccolo qua, Wine. Guarda come mi è venuto. Eccolo, ce l'aveva. Non è che ha avuto la possibilità grazie a Swift, sicuramente lo hanno testato privatamente, hanno visto i valori e allora l'hanno preso. E così fanno con tanti ragazzetti, allievi, juniores, li bloccano già a quell'età. E perché vediamo sempre più fenomeni? E ne vedremo sempre di più di gente Ma guarda, il alla mondo bene dei social, per sulle robe esempio, varie. Giovanni, il mondo dei social, vedi Strava, Vingegaard è stato preso lui correva in una Continental, se non sbaglio, quindi la terza fascia delle squadre, semi sconosciuta, e lui faceva dei tempi allucinanti su Strava e questi hai detto, ah, ma un Sì, po', ora vediamo un po' guardano questi queste cose. ragazzi. Andiamo a testarlo. Se è È vero, vero. De Mar farà la MotoGP adesso. Ha visto i tempi sulla Cipressa, la fa la MotoGP De Mar. Allora, RRR ti chiede, Visco, dato che eri in squadra con Zana, questa è la domanda, perché Johannessen, che è quello della 1X, e Rodriguez, che è quello della Ineos, li abbiamo già visti a buoni livelli, mentre Zana no? E poi Ah, era Zana proprio è. insieme al Tour de l'Avenir qualche anno fa, l'anno scorso. Zana è un corridorone e lo vedrete presto. Credo che presto passerà al World Tour. È Quindi giusto che ha i numeri. ha i Chi numeri, sono gli ce l'ha. agenti? Chi è l'agente di Zara, per curiosità? Penso Moreno, Nicoletti. Ok, sì. Sì, però capisci, io da dilettante io battevo Nibali quasi sempre. Poi siamo passati professionisti lo stesso anno e lui è andato verso quel pianeta lì, io sono rimasto qui, no? Quindi c'è quello che matura prima e quello che arriva dopo, quello che si adegua prima al ritmo del professionismo, quello che ci arriva dopo. Programmi differenti, squadre diverse, La squadra? corse diverse, corse diverse. E la squadra sicuramente. Giovanni, avete fatto anche percorsi diversi, cioè tu hai vinto molto prima di Nibali e comunque tu eri visto in un'altra maniera rispetto a Nibali. Cioè tu Vabbè, lui nel era una gara di un 2009, giorno, Nibali tu aveva nel più le basi 2009, da sì, concentrato. però Giovanni 2009-2010 aveva già vinto due italiani. Nibali 2009-2009 non l'avevamo ancora visto praticamente. 2010 ha vinto la Vuelta e ha fatto terzo al Giro No, ma infatti d'Italia. secondo me non si può fare il paragone, cioè, in questo momento, l'anno scorso erano tutti e due qua e ora sono passati qua e uno è andato qui e uno è rimasto qui. Bisogna capire come hanno interpretato il loro passaggio, che tipo di gare fanno, come è impostata la squadra. Comunque uno corre la 1X, no? 1X La sta 1X tirando è uno fuori squadrone, ragazzi. A parte che va a cercare tutti i talenti del genere. Hanno fatto delle gran belle corse e hanno fatto risultato anche in quelle corse lì. Si piazzano sempre in tutte le gare, una roba allucinante questi. Negli ultimi 2 anni sono arrivati a un buonissimo livello, pur essendo. Comunque, per quanto riguarda Zana, lo vedrete già quest'anno, ora da qui a fine anno e l'anno prossimo soprattutto. Ma secondo te uno che può vincere una corsa tappe da 3 settimane, da 1 settimana, è uno che ci farà divertire in un monumento? Cioè, giusto per capire. Perché Sì, Tour dell'Avenir ci arriva a dice corsa qualcosa, tappe. ma non più di tanto. Sì, no, non ti può dire tanto. La dilettante. Anch'io al Giro delle Regioni ero lì per vincere. Non vuol dire, non vuol dire. Secondo me, Zana in questo momento lo vedo come corridore da gare di una settimana. È Ok. anche per le gare di un giorno, gare impegnative, classiche tra le più dure. Io corro su Strava. Questo è Gianluca Nuovi, il ragazzo che fa È la. quello che batte lui. È quello per cui mi devi far serrare in maniera più Ah, rapida. va bene. Comunque, stavo dicendo? Tizana? Sì, Zana. corse da un giorno, 1 settimana e basta, cioè, Anche da come lo corse vedi tu. classiche, dure, quelle dure davvero, tipo Lombardia. Una Liegi, non lo so. Sì, assolutamente. Assolutamente. Io lo vedo portato per quello. Però Ti chiedono è chiaro quanto può che. crescere il ciclismo femminile, vista la prima edizione del Tour. Ma io credo che Siamo ormai abbia poco da fortissimi. crescere il ciclismo femminile. Deve crescere solamente per arrivare alla parità con gli uomini quando si parla di premi, regolamenti, eccetera. Per il resto, più di così, cioè, è davvero diventato uno sport di livello. Credo che lo possano confermare tutti.
Hai un rimpianto per il mancato, per il risultato personale mancato con la maglia nazionale? Sì, forse sì, mi sarebbe piaciuto correre qualche mondiale con un po' più di responsabilità. Sono sempre stato sfruttato in un altro modo, però per carità. Sfruttato, senti che verbo hai No, usato. no, sfruttato, tutti vorrebbero essere sfruttati dalla maglia dalla nazionale. Ho avuto la fortuna di correre 7 o 8 mondiali, non ricordo, diversi europei. Ne ho corsi alcuni da protagonista fino a pochi chilometri all'arrivo. Mi viene in mente Geelong in Australia, mi viene in mente Firenze. Mi è capitato di dover tappare dei buchi in momenti lontani dall'arrivo e mi sono sempre fatto trovare pronto. Insomma, quello che dovevo fare l'ho sempre fatto in nazionale. L'unico rammarico, forse la giornata peggiore, una delle peggiori, la peggiore in nazionale della mia vita, al mio ultimo mondiale in casa a Imola, dove proprio non ce l'ho fatta nemmeno a mettere il naso fuori un attimo dal gruppo, niente. Tu a Geelong potevi vincere. A Geelong stavo benissimo. A Geelong era uno dei mondiali Stavi meglio tu a dove. Pozzato. Ma anche Pippo stava bene. Poi Pippo arrivò quarto e non posso dirti che avrei fatto meglio assolutamente, anzi. Però, insomma, vi ricordate fino a 2 giri alla fine eravamo in fuga in quattro. C'era un certo Nibali, un certo Bonen, l'altro non lo ricordo e poi io. Ma infatti quello è un mondiale che mi ha fatto incazzare più di tanto, perché secondo me era un mondiale nostro, cioè scritto. Vabbè. Sai, col senno di poi non è facile parlare, però non ricordo nemmeno come andò, come fu il finale di quella gara, quando ci ripresero, perché se ci eravamo fermati, non ricordo neanche bene, però era uno dei mondiali dove stavo meglio. Ma ti faccio questa domanda qui, te la cambio un po', ti chiedono su Sagan, io te la cambio, ti dico, per te Sagan è finito? Cioè, non vince più niente di importante? Per me è finito quel Sagan che tutti ricordano, no? Ma è normale, se ne parlava anche di me all'inizio. Sagan è un campionissimo tuttora. È chiaro che anche per lui l'età va avanti e quando vinci tantissimo, stravinci da giovane, man mano che passano gli anni, cioè minimo, minimo se non rivinci, sei andato piano. Se arrivi secondo, sei andato piano. Quindi anche per lui, alla fine subentra una questione mentale, morale, quando vedi che cominciano a criticarti, eppure sei sempre lì, secondo, terzo, quarto, quinto, perché comunque è sempre lì, anche quando non è in forma. No, quello sì. Oddio, quest'anno nì, Sì, quest'anno no, ne. quest'anno sì, ne ha avuto anche lui. Sì, è chiaro che si innervosisce, però cosa gli vuol dire un campione del genere? Ma secondo me anche chi dice è finito, cioè, non è un appassionato di ciclismo, come fa? È finito, è un'offesa. Cioè, devi dirlo in maniera un po' più. Non lo so, c'è una maniera migliore di dire che No, Sagan il non va mio più come finito prima. era è finito il periodo di Sagan, nel senso non vince più quello No, che ha ma a vinto te mi hai prima. fatto la domanda che tutti dicono, nel senso, quando quella è una domanda che mi hai fatto te, me l'hanno fatta in tanti. Ma Sagan è finito, è finito, è finito, secondo me è brutta. Finito, non se lo merita, come quando mi chiedono di Ah, beh, Vincenzo. sì. Anche quando mi chiedono di Vincenzo, ma ragazzi, ma Vincenzo cosa gli vogliamo chiedere ancora? Sicuramente farà vedere ancora qualcosa, però se andrà più piano di sempre, non possiamo dire Vincenzo è finito. Sai, si parla, Giovanni, di un qualcosa che non ha risposta, perché ti posso fare l'esempio di Valentino Rossi come di altri sportivi, no? Che non sai mai quando è giusto smettere. Allora, se smetti da vincente, la gente rimane con cazzo, però Ah, se quello avessi sì. continuato. Se invece smetti da perdente, perché chiaramente Valentino Rossi ha smesso da perdente, Nibali smetterà da perdente, ma senza offesa a Vincenzo, è così. È un po' di anni che non vince gare di alto livello, Fede, non perdente, tra usare la parola virgolette, perdente, no, vabbè, dai, faccio un pochi po' di teatro, risultati, capito? da pochi Con pochi risultati. risultati, da Sì, che perdente, nel però senso i che. pochi risultati sono sempre un podio al Giro d'Italia 2 anni fa, quando l'ha fatto l'ultimo podio, Sì, cioè con me, sì, ha fatto il podio a sì, sì. Bahrain, poi Nel 18, mi sembra. quindi proprio perdente secondo me no, è chiaro che i risultati sono calati Diciamo, negli da ultimi quando è anni. andato alla Trek non ha più Sì. ottenuto grandi risultati, per poi andare l'ultimo anno alla Astana, vediamo come va. Comunque, se non dovesse andare bene quest'anno, sono 3 anni di non grandi risultati. Però a me è tutta stima per Vincenzo, assolutamente, l'ho tifato e lo tifo ancora. Però non sai mai quando è giusto smettere, visto che te ti sei ritirato pochi giorni fa, hai smesso, ritirato, è brutta anche questa parola. È difficile trovare il giusto momento per dire basta.
non è facile. Se lo fai troppo tardi, cazzo, ma lui è 3 anni che non c'è più nulla. C'è anche un'altra questione, che finché ti pagano, nel senso, pensate a Froome che guadagna solo 500.000 euro meno di Pogacar. Perché dovrebbe smettere? Arriva al 120esimo. Esentasse, perché li prende in Israele, Mullah. Però cioè, a mezz'ora in classifica. Cioè, ragazzi, Pogacar prende 6 milioni, mi sembra, lui prende 5 milioni e mezzo, perché lui deve smettere perché è un perdente. Io non l'ho preso in 20 anni di professionismo. Perché deve smettere Froome? Allora, se vogliamo spezzare una lancia a favore di Froome, Mullah, quei soldi lì, tra virgolette, se li ha meritati. Perché questo ha vinto... Prima, ha vinto, se l'è prima. Però no. Uno sportivo funziona così, quando te vinci poi... non mi sembra però... ma nel calcio è uguale, nel calcio c'è, cioè, Messi e Ronaldo non somma più Messi e Ronaldo di 5-10 anni fa, ho capito, ma lui non è che arriva terzo, prima arriva terzo ora arriva centesimo, ma da due anni ti, ma lì sai, però vuole. Subentra anche la questione del tipo di squadra che ti ha preso, perché cioè, io non penso che altre squadre lo pagavano 4-5 milioni. Ha trovato la Israel in un momento che si deve rilanciare, sia per lo Stato, insomma, per tutti i loro fatti. Si rilancia bene, hanno quei soldi. No, a livello di immagine, per loro era importante avere un uomo a livello di immagine, e non hanno problemi di soldi, evidentemente, quindi che gliene diano 2 o 5 è uguale per loro. Capisco, però che cioè, l'immagine va bene in, no, di Froome, per esempio, però io non condivido il fatto che continui. Uno quello... che arriva sempre 120esimo, che immagine ti dà? Cioè, ti dà un'immagine di una squadra che butta via soldi, cioè, nel senso, e magari leva il posto a qualche altro giovane. Su questo ti do in parte ragione, perché comunque non penso gli manchi questi 5 milioni, anche se è brutto dirlo. A Froome non penso che gli manchino, è un campione come lui... Forse sì. Un po' troppo. Garen Thomas è uno che guadagna bene, ho visto. Beh, ma giusto. È giusto, è sempre dall'ortopedico. È giusto, deve pagare l'ortopedico. Cioè. Allora, in telecronaca hanno detto che Froome guadagna a prestazione, non prende tutti i 5,5 milioni. Allora prende quindi è un muratore. E allora è un muratore. Non prende un euro. Prende niente, praticamente. Prende rimborso spese. Alberti, c'è il contratto di collaborazione sportiva, no? Che quelli che ci sono in Italia, che entro i 10.000 euro non paghi le tasse, rilascia fattura ogni prestazione. Sì, forfettizzato, è super minimi. Comunque, no, vabbè, non è facile, ragazzi, capire quando smette. Per esempio, anch'io condivido con Giovanni. Secondo me, Froome caduto, ci ha riprovato. Basta, cioè, comunque, che cazzo continui? Perché, cioè. Vai a, secondo me, a un po' a sminchiare la carriera che hai avuto, e quella è la verità. Perché il giovane che si approccia al ciclismo ieri o oggi, che non, magari sa poco di Froome, lo vede come uno che arriva a 120esimo. Fede, cioè, tu provi a immaginare i ragazzini di adesso, ne avevano già parlato, non mi ricordo più con chi abbiamo Marcello, avuto ospite. Indurain al primo tour che ha fatto fuori dalla top 10, smesso subito. Sì, va bene. Però provo a immaginare adesso la situazione dei ragazzini Ganassa che passano professionisti 21, 22 anni, si credono gli dei del mondo, tutto il resto. Vedono uno che continua a guardare lì l'SRM sì. E pedala come un cammello, dicono: oh, ma chi è questo sfigato qua? E lo vanno a prendere per il culo. Poi si accorgono che è uno che ha vinto qualche Tour de France, un Giro d'Italia, un paio di Vuelta, e dicono: ah, figa, abbiamo preso per il culo come Christopher Froome. Scusate se l'ho detto in milanese, però, cioè, per dire, non capisco neanche la voglia. Bisognerebbe trovarci, sì, al posto di Froome, per capire cosa c'ha nella testa, perché comunque poi si fa presto a parlare. Ci avrà un mutuo, non lo so, avrà un mutuo, non ho idea, dai. Cioè, ci sono sempre delle cose sconosciute. Cioè, io penso a Buffon. Buffon ha, quanti, cos'è, del 78 Buffon, del 79, non lo so, del 78? Cioè, no, questo ha firmato di più. Buffon. È del 78, 40, 41, 43. 42. 47, no, di più. Cioè, sei juventino, Giovanni, no? No? Cosa hai detto? Tu è milanista. No, è milanista. Scinto e juventino. Non rispondo. Confusione. Cioè, Buffon 44 anni, Buffon è del 78. Del 78. Questo, Buffon giocherà per altri 2 anni. Cioè...
Non lo so, non Avrà so cosa bisogno, dire. Marcello. Appunto, appunto. Quando tu vai avanti, vuol dire che hai bisogno di certe cose, che è lo stipendio. Poi non lo so, e poi magari sbaglio, non ne ho la più Okay. pallida Quindi idea. Marcello, allora apriamo un nuovo quesito. Dove ha speso i soldi che ha No, guadagnato questo infatti, fondo? cioè Dove cazzo io l'ha spesi? Cioè, Frum Dio sa, Frum è avrà. negli ultimi 5 anni quello ha guadagnato più di Che tutti. te ne frega dove l'ha Beh, spesi? lui cos'è? Ora si può Lui è un capire. po' sudafricano, un po' keniano, poi è diventato inglese. Boh, avrà comprato un resort a Malindi come briatore, non lo so, non ho più pallida idea. Avrà comprato le bici per Kagame, lì, quello del Ruanda, non lo so, non ho più pallida idea. Non lo so, non lo Comunque, so. vabbè, ok, questo è quanto. Ma Vogliamo Giovanni, dire una cosa vai. importante, perché ho spulciato un po' sui social di Giovanni e sta svuotando l'armadio per Ma il mio un vino? fine Bravo. solidale, intanto l'altro. Bravo. Ce ne parli, Giovanni, di questa Ma iniziativa guarda, molto io bella? seguo questa bambina Gio da diverso tempo, no? E me l'ha presa, ero lì a sistemare la roba, a toglierla proprio da dove l'avevo sempre, perché non la uso più, e mi è venuta quest'idea, leggendo anche un post di sua mamma che parlava dell'intervento che subirà il secondo in America a ottobre di quest'anno. Solo per l'intervento ci vorranno 230.000 euro. Lei è una bambina che è nata senza le tibie. Ora non so bene il nome preciso qual è di questa patologia, no? E ho detto perché non fare una cosa del genere. Poi nel frattempo ho visto le mie due ultime maglie, che erano entrambe col numero 51, appese, perché sia alle Strade Bianche, che anzi anche prima al Gran Camino, Strade Bianche e Tirreno, ho lasciato il numero attaccato. Perché ogni volta pensavo che era l'ultima gara, da come l'ho messo, pensate un po' come l'ho messo. E così ho preso l'ultima, quella dell'ultimo giorno, della Tirreno, e ho detto, questa la mettiamo all'asta. E già sta andando benissimo. Ora, l'ultima offerta era di 360 euro da parte del mio vecchio fans club in Belgio. Solo che ho fatto un po' un casino, perché volevo fare una cosa bella, ma non mi sono reso conto che l'ho fatta male, perché ho portato tutta la roba da un mio amico Assetto Ciclismo Ferrari, quel biomeccanico che c'è qui a Lamporecchio, e l'ho messa lì, ho scritto il post, ho fatto il video, le foto, e mi hanno scritto da tutte le parti del mondo, cioè, soprattutto fuori dalla Toscana, dalla Francia, da tutte le parti, e mi chiedono di creare il modo per poter, un'asta, per potergliele spedire, insomma, anche a loro. Così ho riformulato un po' la cosa, ho cercato di fare 5-6 kit, diciamo, un kit invernale, estivo, le scarpe, il casco, l'ultima maglia. Si farà un'asta che si chiuderà C'è sabato un link pomeriggio. dove farla, Giovanni, cioè No, dove si fa? sui miei social, su Instagram e su Facebook. Sempliciotta, cioè io non lo so fare, l'ho voluta fare, ma non lo so fare. Giovanni, queste cose vanno organizzate per bene, Lo le so, chiama voi. però dai, alla Noi fine. siamo specialisti delle Alla aste benefiche. fine una decina di spedizioni le posso anche fare. Cioè, io stavo diventando matto oggi pomeriggio perché mi chiamavano, mi scrivevano. Allora ho detto, faccio così. Ma Queste sono quindi le tu cose. spedisci? Sì, le spedirò anch'io, dai. Ok, tu spedisci, no? Perché c'è qualcuno Come qui di no? noi che invece non spedisce. No, ora c'ho più Ti tempo, dai. premi. Anche se sono, sì, sono impegnato, però un po' di tempo e poi lo faccio volentieri. Quindi quando chiuderò l'asta, penso sabato pomeriggio intorno alle 18, e tiro le somme, vedo un po' chi sono e privatamente li contatterò e li invierò il Quindi ci Allora, tu sono le hai, mi è maglie, venuta poi. un'idea così a caso. Giovanni, hai un'altra cosa che vorresti magari dare all'asta? Una maglia vecchia, una qualsiasi Ma cosa? ce n'ho di roba, ma se mi metto a guardare sarà un Allora, casino proprio. organizziamo, si prende una gara delle prossime, si organizza e Vai. ora pensa a qualcosa, poi ti scriviamo, si mette all'asta e anche noi Perfetto. partecipiamo a questa cosa qua. Volendo anche qualche vecchia maglia della nazionale, ce n'ho qualcuna ancora col numero attaccato. C'è un po' di muffa, Vai, però dai. organizziamo No. qualcosa, mettiamo su qualcosa anche noi per dare una Sì. mano alla tua Sì. iniziativa, dai, che mi Grazie. sembra bella. Grazie. No, se lo sapevamo prima, si organizzava qualcosa Ma è stato di... oggi così, improvvisato. L'ho fatto subito, andava organizzata meglio poi. No, così poi la giriamo anche sui nostri social, cioè ricordiamo anche il link e la storia di questa ragazza, perché comunque noi Sì, siamo no, stati ma molto attenti ho a tutto messo tutto. questo. Lì nei miei post c'è tutto. C'è il link, c'è il Ok. comitato I Sogni di Gio, c'è il l'IBAN, anche per chi vuole fare donazioni a parte dall'acquistare, no? Beh, ma quello te lo ripostiamo su Fantasite, Vai. Fede. Sì, Lo facciamo molto volentieri. Ottimo.
Sì, ma non vado, ok, visto il posto adesso. Sì, dai, facciamo, poi mettiamo nei prossimi, bisogna trovare una gara delle prossime, però ora c'è tutta la campagna del nord, che magari ora non so proprio le tue gare. Ma c'è il fan club, non c'è il fan club sul Belgio? C'è sempre, ma sono fantastici loro, sono fantastici. Sì, a Reckham, nelle Fiandre. Vediamo, dai, sì. Te pensa, sono passati da Bettini a Visconti, questi del club di Reckham. È andata male. È colpa di Van Slyke. Allora, comunque certi ciclisti a fine carriera continuano a fare il loro mestiere solo perché gli piace farlo. Se pagati, ancora meglio. Sicuro, Quello senza... Anche perché poi diventa uno stile di vita, immagino, Giovanni. Anche... Magari poi ti rompi le palle. Certo sì, punto, ma perché poi c'è da dire anche, se una squadra ti prende, come quando si insultava Cavendish l'anno scorso, quando è stato? L'anno scorso... Al passaggio della pizza, no, c'è corso insieme perché la Bahrain lui è arrivato. Te lo insultavi, Marcello? Mai, no, anzi, io gli voglio bene dell'anima. Cara. No, ma per chi? No. Ma anche se lo pagano poco. No, io veramente, mi è sempre stato simpatico. No, ma dico io, cioè, corridori del genere. L'ho se visto, la squadra aspetta, dipende... quando stava per menare Guardini a Vedelago, cioè, ero lì che ridevo come un matto. Sì. Se ti prende perché ti vuole prendere. C'è un'informazione a riguardo, vi aggiorneremo poi su questa cosa. Vabbè, scusate. Dunque, no, Cavendish. Dicevate Cavendish. No, corridori in generale, quelli di una certa età che vengono presi comunque non tolgono il posto a nessuno. Non è che prendono Visconti a 39 anni e lasciano a piedi un ventenne. Il ventenne non lo prendevano, se no non prendevano Visconti, cioè non lo volevano prendere. Se lo prendono è perché le squadre hanno interesse a prenderlo, magari lo pagano poco. Quindi non è quando si dice ma vai a lavorare, dai un posto ai giovani. Non è così. Guardate solo nel calcio gente come Giroud e Ibrahimovic, rubano posti giovani. Ti fanno una domanda su due fenomeni. Ah, auguri per lo scudetto, Giovanni, complimenti per lo scudetto. Ora si inizia. Non mi sto toccando. Guarda, meglio vinca il Milan che l'Inter, che avete già rotto le palle voi, avete già rotto le palle. Magari l'interisti, comunque... Finirò la diretta con una mano sola, in alto. Mano in alto. Sepeda o Knox? Sepeda è fantastico, mi fa morire dalle risate. Anche a noi. Allora, tutti noi anche Sani lo fa morire dalle risate. È simpatico da morire, cioè non lo conosco, non ci ho mai parlato, però a vederlo... Ti raccontiamo questo episodio. Arturo Piazza, dell'anno sì, c'è un faccetto, sembra, non so, Ciccio Bello, sai, il bambolottino. L'anno scorso fece un ottimo Tour of the Alps, perché arrivò quarto, mi sembra, in classifica generale. E ci fu un hype clamoroso, praticamente il 70% delle squadre che schierate al Giro d'Italia nella nostra applicazione aveva Cepeda in squadra, perché tutti si pensava fosse il crack della stagione, no? Cepeda ha fatto uno scatto su un cavalcavia durato 20 metri. Crack. Sì, l'hanno ripreso, non ha fatto niente, zero, proprio nulla, e Savio, ospite l'altra settimana, ci fa, non sei il solo a essere rimasto deluso di Cepeda, anche noi siamo rimasti delusi di Cepeda, l'ha un po' accanato, tra virgolette. Comunque sì, è un po' un bambolotto, ormai è diventato il nostro idolo. Knox invece l'anno scorso, 2 anni fa, sembrava che venisse fuori... Un gran bel corridore, si è fermato un attimino, magari ha avuto problemi, non possiamo... È magro e ha gufata, ha detto era buono fritto, Knox, infatti l'hanno fritto. È vero, è così, perché quando dicevo Knox, attenzione, fece bene, poi il magro disse è buono fritto... L'ha gufata. Ma al magro non gli garba gli inglesi, al magro proprio non gli garba gli inglesi, per lui gli inglesi sono solo i driver del trotto. Il trotto, sì. È vero, cioè per il magro gli inglesi fanno trotto e fanno altro. Cosa pensi di Evenepoel? Ma in realtà si sta rivelando un po' quello che io dentro di me, per mia opinione, ho sempre pensato. Io non lo... cioè, ok, fuori classe, perché questo a 18 anni, a 17 era nazionale di calcio in Belgio ed era uno dei più forti, no? Passato al ciclismo e ha fatto dei numeri pazzeschi, però io non l'ho mai visto più forte, ma sin da subito, di Pogacar di altri giovani, cioè non l'ho mai visto superiore. Io ho visto fare dei numeri importanti, ho visto vincere delle corse dove però si era staccato prima, magari poi rientrato, attaccato, e chiaramente quando a uno di questi gli dai 100 metri non lo rivedi più. Doti fantastiche in pianura, è piccolino, però in salita ma in salita, ragazzi, io ne vedo tanti davanti a lui. Cioè
Lefebvre l'ha detto lui, il nuovo Merckx è Pogačar, non è Evenepoel. Secondo me non ha sbagliato, brutto che lo dica lui. Poi brutto che lo dica lui, con il suo corridore che è anche un caratterino, giustamente un campione come lui. Però anche io la vedo così, ne vedo diversi superiori a lui nelle gare a tappe. Parlando di altri due fenomeni, secondo te era meglio Jarlison Pantano o Darwin Apadura? Cazzo di domande. Ma chi è sto malato? Davide Manetti, scusa Giovanni, chi era meglio, Jarlison Pantano o Darwin Apadura? No, ma era più simpatico Jarlison, dai. Darwin c'ha una storia anche lui, ragazzi. Una mattina al Giro d'Italia andai a abbracciarlo, mi ricordo che era morta sua mamma in Colombia e lui era al Giro d'Italia. Una famiglia stranissima, non so quanti figli erano. Cioè, quasi brutto a dirlo, ma sembrava per lui, sembrava una cosa che era successa, lui continuava a correre. Io andai a abbracciarlo, cioè, dispiaciuto perché avevo letto sui social. Cioè, show must go on, 100%. No, vabbè, poi magari, sai, avevano il loro modo di dimostrare, cioè, magari non lo faceva vedere. L'ha corso il Giro d'Italia in quello stato, Ma sai, magari è una reazione anche che uno ha, c'è quello che piange e va a casa e quello che magari si chiude dentro di sé e continua. Pantano aveva vinto una tappa sulle Dolomiti, no? In Trentino. Al Tour aveva vinto Pantano. Sì, vinse, sì. Non al Giro, aveva vinto la squadra svizzera, forse, mi pare. Sì, alla IAM. Alla IAM, lì, quella di Vis, quella che... Giovanni ha conosciuto Tarocco? Sai chi è Tarocco? Tarocco era vecchio. Io conosco Tarocco, un'arancia di giù, siciliana. Sì, tipo di arancia. Sono anche buoni. Tarocco è stato uno dei campioni, è uno dei pochi che ha battuto Rebellin quando era juniore, se non sbaglio, tra cui anche al campionato mondiale. Ma è vivo? Sì. Ha battuto Rebellin da juniore, cioè, sta parlando di quando, scusa, dell'87, 88, qualcosa del genere. Io dovevo nascere tra poco. Non fare come la nonno Brigida, non fare figliati, dai, per favore. No, perché sono tre settimane che lo cerchiamo questo Tarocco, soltanto che non riusciamo a trovarlo. Sembra un gioco di quelli che faceva Jocelyn negli anni 90, cercare la persona oppure la raffaia, chi l'ha visto, ma non riusciamo a trovarlo. Quanto ti ha fatto incavolare Guerreiro al Giro d'Italia 2019? No, era 2020, l'anno del Covid, sbaglio io. Sì, era 2020, sì. 2020. No, ma non mi ha fatto incavolare, era nettamente più forte. Poi però ti sei ritirato, no, da quel giro? Sì, sì, io già stavo male lì. C'aveva una maglia veramente brutta Guerreiro quel giorno. Già, sì, sì. No, ma non mi sono incavolato, era più forte semplicemente. C'era poco da incavolarsi. Pantano vinse al Giro del 2016, si correva per la IEM. Atapuma vinse due tappe. No, Pantano ha vinto al Tour, ve lo assicuro, al Giro no. Sì, Pantano. Vabbè, comunque. Sì. Per me ha vinto una tappa al Giro e ero presente. Allora può darsi anche quella lì. O ero ubriaco, non lo so, cioè, può darsi. Misco, pensi che il dominio è stato sferico di Edal Bastonaghi e potrà fare una fine. Ce l'ha con Bastonaghi. Anche lui è uno che si trascina dietro la bici come ho fatto io nell'ultimo anno, da un po'. Sì, Valdone. Di Edal Bastonaghi. Questi corridori, no, che fanno una scelta a un certo punto, anche lo stesso Sagan, no, di andare in una squadra di, chiamiamola, di un po' più basso livello, no? Lo fanno secondo te per soldi, motivazione, in cerca di altre, cioè, perché a volte si fa un passo indietro che poi alla fine, molto spesso, questi sono i numeri che ci dicono che è un errore. Pensa a Niki Terpstra, per esempio, da vincente del Fiandre cambia, va in una squadra di categoria inferiore e praticamente scompare. Sparisce. È un corridore stranissimo quello lì, non lo potevo vedere, guarda. Ma Terpstra è uno psicopatico, scusa. Beh, è matto come un cavallo. Psicopatico. Allora, questo qui è arrivato in Mirram, quando io ero in Mirram, il secondo anno. Lui è arrivato e da lì subito si fece la croce tutti. Lui si sedeva a tavola, non salutava. Era un super fenomeno. Compagnia di squadra un anno, cambio squadra, dall'anno dopo, ciao,
dritto, niente. Faceva finta di conoscerti. Tolto il saluto, io ma sempre, non lo voglio dire cosa, ma sempre, perché poi passo per antipatico. Non mi è mai stato simpatico. Dillo, dai. Non capisco, va bene il passo indietro e tutto, ma non capisco come, cioè, sparire così. Ho avuto qualcosa, è tanti anni che, non lo so. Qualcosa è successo, perché non è possibile, non può essere solamente il salto all'indietro, dai. Sagan sta su coglioni a tutto il gruppo. Sì, ma sai che litigate ci si è fatto con lui? Mamma mia, io mi ricordo quando ero in Movistar con Valverde, le litigate, che poi a lui potevi anche tirare un cazzotto sul culo, sulla coscia. Continuava nel senso che te gli tiravi il cazzotto e lui andava dritto. Non rispondeva neanche, cioè, era proprio strano. Questo Terpstra. Un altro come psicopatico. Lui era... Io l'ho conosciuto, lo psicopatico completo. Ma in che senso? Ma cosa faceva? Non è psicopatico, scusa. Psicopatico è uno che ha... Cioè, ma è tipo, si infilava dove non doveva infilarsi, quasi ti faceva cadere. Te magari reagivi e lui non rispondeva neanche. Cioè, come se... Niente, così andava, prendeva le botte e andava via, zitto. Poi l'ha presa solo dal Fiandre e poi non si è più sentito. Perché ha fatto, fece una bella botta, non ve lo ricordate? Può dare. Si è spaccato tutto, sì. Lui forse un motivo dicono, forse era sordo. Vabbè, per tornare alla domanda, Sagan ha fatto un passo un po' all'indietro. In primis è andato sicuramente tanti soldi, però secondo me tanto vale anche il fatto che si sente un po' di nuovo coccolato, ricercato, si sente Sagan a lettere maiuscole. Sagan alla Bora era già Sagan ormai abituato, cioè un Sagan a cui tutti erano abituati. E lì secondo me si sente un attimino di nuovo più importante. Quello è. Capita a tanti di fare questo passaggio e poi scomparire un po' nell'anonimato, e questo ti viene da dire, cavolo, ragazzi, cioè, ha avuto tutto, sì. Cioè alla totale energia. Sagan è un esempio clou, ce ne sono tanti altri, chiaramente. Cioè, Sagan ha chiesto 10 e gli hanno dato 9, alla totale diretta, quindi insomma, più coccolato di così. Allora, chiediamo a Giovanni, andiamo un po' in ottica gare, visto che è già passato un'ora e 20, poi... Se no mi fate divorziare. Sì, io devo lavare i piatti. Mamma mia, che finaccia ha fatto Marcello, mamma mia. Che, ci sono due cose che lavano i piatti. Sono finito nei social di Salvini. Ci sono due cose che lavano i piatti, Marcello. Cosa ha fatto? Sono finito nei social di Salvini, ma ti ho visto. Mamma mia. Comunque, dai, vai a lavare piatti, dai, Marcello. No, dicevo, Giovanni, E3 e Gand, i due favoriti per te chi sono? Sai più o meno chi corre queste gare? Cioè, hai un'ottica? Sai che non ci ho guardato questo. Allora, la Gand chiaramente... aspetta, si fa così. Ma diciamo... Van der Poel è al Coppio Bartali, quindi non farà queste gare, nessuno dei due. No. Ritorna alla Dorf-Vlaanderen. A proposito di Van der Poel... Ma siamo sicuri? A meno che non si ritira dalla coppia e Bartali. Poi non dite che ve l'avevo detto, Poi non dite che ve l'avevo perché? Detto. Perché? No, boh, magari, che ne so, si ritira, va a fare la Gand almeno, boh, non lo so. In teoria non dovrebbe fare, dovrebbe prendere poi nulla osta, perché in teoria non puoi abbandonare la Gand. Ma tranquillo, che se si ritira la fa la Gand, non ti preoccupare. Allora, nella E3 abbiamo Van Aert, Moritz, Asgreen, Kung, Laporte, Stuyven, Van Barle, Sagan, Christophe, Senechal, ti dico i principali favoriti. Christophe, Senechal, Mats Pedersen, Elia Viviani, Valgren, Turgi, Girmay Alyu, che sta un po' sorprendendo della Intermarché, Van Avermaet, Moscon, Aramburu. Secondo te chi è il favorito? Van Aert su tutti? E3, ricordiamo che è una classica abbastanza... difficile, sono 200 km. Sì, vabbè, ora cioè... ormai è scontato dire Van Aert, però per me sì, lui. Anche alla Sanremo, ragazzi, eravamo dei più forti. Ha perso anche lui per andare troppe volte dietro a Pogačar. Moritz, secondo te come può fare sulle pietre? No, vai tranquillo che ora non gliele fanno prendere più 100 metri di vantaggio. E poi non ci sono grandi discese dove può fare la differenza lì. Lì la differenza la fai sugli strappi e dopo gli strappi, quando spiana c'è da spingere,
non, sarà lì a lottare con i migliori, anche con la testa che ha ora, col morale che ha ora, però per me Van Aert su tutto. Difficile farla accoppiata Sanremo-Fiandre. No, no, vabbè, ma non vincere magari, però... Allora, alla Sanremo ha vinto, ma non era superiore agli altri. Arelbeck dovrebbe vincere essendo superiore nettamente agli altri, Moric. Questa è la differenza. Ma il vantaggio della sella, visto chiediamola a un corridore, telescopica, quella da mountain bike, è evidente. Cioè, quanto ha guadagnato con quella sella lui, se possiamo buttarlo in secondi, in metri? Ma in secondi no, perché lì guadagni nel momento in cui abbassi il baricentro in curva e te esci di curva con un metro, ogni curva un metro, due metri in più dell'altro, e rilanci, e due metri diventano 5, 10. Non è questione di secondi, non è che ci ha messo chissà quanto meno, perché hanno paragonato le discese di Stuyven e la sua, no? Quando ha vinto Stuyven l'anno scorso, tre secondi in più, mica chissà quanto in più. La differenza l'ha fatta... Sono nemmeno 100 metri. Nell'entrata della curva, dove gli altri si spaventavano un attimo, si rigidivano, e lui andava liscio, piegava di più la bici col baricentro più basso, e usciva un attimino più lanciato, rilanciava la bici, e poi 2 metri, 5 metri, 10 metri, e poi diventa che chi va a prenderlo? Se tiro io, mi gioco le mie possibilità. Se tiro io, me le gioco io, e quindi è lì che ha guadagnato. Ma Giova, una cosa, ma quante possibilità ci sono? Perché lo sentivo oggi in telecronaca col Punk e Belli, che lui, conoscendo a memoria la discesa, potesse fare questa differenza. Scusa, quante possibilità? Quanto è stato il fatto che lui conoscesse a memoria la discesa del Poggio, l'ha portato a vincere? Tra conoscerla e non conoscerla c'è un abisso. L'Arciano, lui un anno vinse qui all'Arciano, no? La discesa del San Baronto, in cima, lui rientrò, e io volevo attaccare in discesa perché io la conosco a memoria, e io sono sicuro che staccavo tutti, perché io all'Arciano tutti gli anni, quando mi sono messo a farla forte, soprattutto con la pioggia, arrivavo in fondo sempre da solo, o in due o in tre, sempre. E quindi io non sono un grande discesista, però a conoscerla come la conoscevo, una gara come l'Arciano, come l'ha vinta Mori, ce la potevo vincere anch'io. E quindi se lui la conosceva a memoria, sicuramente gli ha fatto fare anche una differenza. No, volevo far vedere una storia, la storia che ha messo Moric prima mi ha fatto schiantare da ridere. Vediamo se la... Ma se trattami la... che secondo te vincerà qualcosa, visto che vincono solo gli sloveni? Ma trattami che va forte, ragazzi. Un motore del genere... Una tappa fa paura, al giro. Lui sta qua, Lucca, vero? No? No. Non sbaglio. No. Questa è la storia che ha messo Moric, che l'anno tagga la prossima bici da Milano Sanremo, che è una bici da ciclocross. Cos'è questa roba bici? Una mountain bike. Sì, una mountain bike. Quindi sì, col manubrio da cross country. No, comunque ha fatto una grande Sanremo, Moric, tanta roba. Quindi vabbè, te dici Van Aert, anche per la Grande Bevelgen, che alla Grande Bevelgen... Alla Grande secondo me arriveranno Van Aert, Moric, Philipsen, Merlier, Asgren, Jakobsen, quindi velocisti, Kung, Trentin, Laporte, Van Poppel, Danny, Stuyven, De Mar, Van Barle, Sagan, Ackermann, Christoph, Gann, Senechal, Pedersen. Io per la Grande dico Jakobsen. Quindi volata? Sì. Che a volte la Gun è volata, ma a volte parte qualche gruppettino e non lo riprende. Ci può essere il vento, sì. Però che vada via sull'ultimo Kemmelberg un gruppetto piccolissimo, io dubito. Ormai questo ciclismo qua, io lo vedo sempre più gente in volata. Chi è più forte per te? In questo momento Jakobsen. Non Merlier, o Merlier, Jakobsen. Al massimo può concedere una battuta d'arresto a Jakobsen, o Iwan in giornata, o Philipsen. Sì, Iwan in giornata, sì. Però Jakobsen, anche io concordo che è quello più forte. Poi dopo quello che ha passato, fare le volate che fa, chapeau.
capo. Allora, noi non vogliamo incidere sul matrimonio di Giovanni Visconti. Bravo. Che deve proseguire, soprattutto ora che ha smesso di andare in bici, cioè di andare in bici, di essere professionista, quindi ora ha più tempo da dedicare alla famiglia, e quindi glielo diamo sto tempo. Devo andare a sparecchiare. Io devo sparecchiarti, eh. Ultima domanda. Vai. Sì, sì. Su Van der Poel, no? Che è tornato così dopo mesi di assenza alla fenomeno. Grande subito. Sì, è un fenomeno. E quindi andrà alla grande per tutte le classiche o gli mancherà qualcosa? Per non aver mai corso. Allora, lui in un'intervista prima della Sanremo comunque ha detto che si sentiva meglio e che aveva fatto dei test, dei tempi, dei wattaggi migliori di quando della scorsa campagna del Nord, mi sembra. Ha detto una roba del genere. Ora, la Sanremo è vero che è lunghissima, però è stata lunga quanto una Liegi o le altre, o il Fiandre, sempre 6 ore e mezzo, per come l'hanno corsa. Ed è una gara prevalentemente in pianura. Quando cominci a correre gare con 3.000 metri di slivello, 3.500, piene di muri... Per esempio... Oggi non è andato benissimo alla coppia Bartali, ieri sì, ma oggi ha perso un minuto e 10, cioè nel senso è stato staccato da... Insomma, non lo sì, so. Sì, però lui tutto... è uno di quelli che quando si deve allenare dice che basta così. Lui non è... Per esempio, Van Aert è molto più... Se viene alla coppia Bartali, Van Aert fa classifica, sta lì tutti i giorni. Lui è molto più portato alla gara di un giorno e l'ho visto fare tante volte che fa il gruppetto, che salta. Magari oggi non stava benissimo e ha mollato tranquillamente un pochino. Tranquillamente no, perché comunque è arrivato un minuto. Però... Ok. Comunque, okay. Giovanni, prima di andare via, perché noi ti spieghiamo l'ultima cosa e poi ti lasciamo. Noi siamo in 460. Sta sparecchiando mentre... Marcello, vabbè, ormai si è visto di peggio, si grattava piedi a tutto schermo, si è visto veramente... Il letto. Allora, siccome noi abbiamo, ti spiego questa cosa, abbiamo gli utenti che guardano, siamo quasi 500 persone, però sì. non mettono mi piace alla diretta. Perché probabilmente non gli piace quello che stiamo facendo. Ormai guardano e basta, sono dei guardoni e basta. Sono dei guardoni, si chiamano in inglese, voyeur in francese, come li chiamano? Voyeur è napoletano, Voyeur. Fai un appello di 5 secondi a mettere mi piace a questa diretta con Giovanni Visconti. No, ragazzi, cioè, è chiaro, noi vi si fa entrare a guardare, però almeno mi piace, non dico di mettere 5 euro a testa, ma almeno mi piace, dai. A quanti mi piace siamo ora? Allora, te lo dico subito, vediamo un po'. 203, adesso è già preso più di 100 mi piace, dai, in questo frangente. Ah, arriviamo almeno a 300 mi piace, dai. Berta, sei stati più convincenti settimana scorsa. Sì, esatto, no, abbiamo fatto quasi record, cioè, la settimana scorsa. No, se non mettete mi piace, vi cascano. Esatto, con le minacce. Se non mettete mi piace, vi cascano i capelli, diventate pelati. No, funzionava più Giovanni, dai. Funzionava più Giovanni. Dai, se ragazzi. Non volete essere guardoni e basta, come dicevi. Non fate guardoni. Giovanni, grazie mille. Grazie a voi. A presto. Complimenti Ciao. Per lo scudetto, Giova. Dai. Giovanni, ci sentiamo per la maglia, ok? Poi si organizza. Va sì, bene? Vai, volentieri, aspetto. Vai. Ciao. Grandissimo Giovanni, grandissimo. Ci ha raccontato qualche episodio sugli Alirt e con te. Sulla Israel, soprattutto. Allora, io direi di far così. Ma mandiamo il curriculum alla Israel. Il curriculum alla Israel. Se mi danno 5 milioni e mezzo faccio tutto, guarda. Ma io ho anche 500 mila. Io vado a fare anche panini, guarda, per 5 milioni. Io lavo i piatti. Qualsiasi cosa, proprio. Niente, non riesco a capire perché non mi fa vedere più Maremma, puttana, vabbè. Ma allora, cioè, è andato via a Visconti e sei tornato ad essere grezzo. No, non riesco a capire perché non mi fa più condividere la roba. Me Alberta, che gli ho dato l'accesso, ha fatto casino, non mi riesce. Ma Alberta che luci c'ha? Quelli dell'Arto... d'uso? Eh? Tra l'altro, c'ha le luci della Duce. Le luci più soffuse.
del mondo. Il camion russo. Certo, Rocco ti sta minacciando, stai attento. Ma chi? Gianluca Trocco. Chi è? Un milionario ti suggerirei. Ma è un altro falso. Ma è possibile che lui abbia tutti falsi? Nulla, di qualcosa. E quello è il bello. Chi è che ha detto che De Vrindt farà almeno 100 punti? Quello accanto a te. 138esimo DNF. Ne ha fatti 4 però, Ne ha fatti 4. Come ti è venuto in mente questo De Vrindt? Ce ne sono tanti. Allora, un po' come Plapp, maledetto lui e Lainer. Allora, top flop della Bruges da Pan, ok? Molto semplici. Eccoli qua. Abbiamo Tim Merlier più 2, Groenewegen più 1, Boani più 1, Walshall più 1, Cori più 1 e Delin più 1. I flop. Bennett, cioè, allora, tutto il treno della Bora, tutto. Bennett meno 2, Meus meno 1, Van Poppel meno 1, Dainese meno 1 che abbiamo deciso di abbassarlo perché non sta prendendo. Ackermann, che anche oggi, non, forse per colpa sua, ma non ha fatto la volata perché è caduto, meno 1. No, e Cavendish, si è fatto male, eh sì, è caduto, ma non per colpa sua, perché sembra che si è incozzato con un altro ciclista. E Cavendish, meno uno, perché se Morkov si girava a guardarlo, ma Cavendish non c'era, e perché non aveva voglia di fare la volata, probabilmente. E... No, il treno della Bora perché? Perché chiaramente, cioè, se Bennett non ne aveva, potevano avere un'alternativa in casa. Invece niente, ancora fallito. Van Poppel, ancora. Anche Van Poppel, cioè... Ma zero assoluto. No, ho sdato io. ho sbagliato pantografiche. Sì. Comunque Bennett, ve l'avevo detto all'inizio. Male. Questa l'avevo presa, una delle poche. Groenewegen in ripresa. Così mi è parso oggi. Poi sai, una gara fa storia a sé. No, magari... vabbè, ma lui, sai, il problema di Groenewegen è che è un po' come Jacobs, che la corsa deve essere completamente piatta. Se c'è anche un cavalcavia, va in crisi esistenziale. Sto facendo che il Berta non so cosa cazzo ha fatto, ha messo le slide. Ormai i favoriti del Catalunya ormai sono completamente stravolti, perché... Ma a me piace la sua giocata. Il favorito numero uno è saltato. Cos'è che volete da me? No, la tua Gioconda, io voglio la tua Gioconda. Ma come ho fatto casino? Perché slide, c'era 4 slide dentro, non so che cazzo hai fatto. Con le ma dove? Quindi perché tu hai fatto l'accesso? Ma dove? Intanto Samuele propone a Marcello di presentarci la moglie, non penso che sia interessante. No. Vogliono conoscere la tua moglie, Marcello? Ma no, anche no. Infatti, non mi cambi la cucina. Stiamo pulendo la cucina e io Silvia la gatta, cioè più che altro Silvia la gatta. Io adesso do da mangiare alla gatta, ma non è importante non fare assai. Ora dai piatti al mangiare al gatto siamo arrivati. Uno della Bingoli è andato addosso, però ragazzi, le regole sono queste. Ora stiamo decidendo perché probabilmente l'unico che non verrà abbassato per questa regola, no, di portare 0 punti, io credo che sarà Sonny Colbrelli, alla luce dei fatti, perché non ha un senso logico abbassare Sonny Colbrelli dopo che gli è successo, insomma, sarebbe veramente assurdo. Quindi, questa roba qui della caduta dei punti, però... Allora, anche perché poi ha fatto secondo, cioè, l'unica cosa che ha fatto. Sì, è chiaro, cioè, purtroppo, probabilmente Sonny non verrà, ecco, la regola per Sonny non varrà a questo giro. Per il resto, se Ackermann cade, sono 0 punti, insomma. Si sono fatti complimenti a Charles Bourke per il 135esimo posto. È chiaro, sì. Ma è in crescita. È in ma crescita. Come ha fatto a staccarsi? Come ha fatto a prendere un minuto oggi? C'era un cavalcavia. Allora, no, fermo, ci siamo capiti. Ve l'avevo spiegato una volta e non avete seguito la lezione, come funziona. No. È una questione proprio spazio-temporale. Cioè, allora, lui, poveraccio, non è colpa sua. Lui, quando arriva lì e inizia a fare la volata, succede questo evento, chiamiamolo così, in cui lui viene trasportato indietro nello spazio, capito? E si ritrova in fondo al gruppo. Eppure sì, in fondo al gruppo un minuto ha preso.
È perché poi si demoralizza, capisci? Allora smette. Allora facciamo un annuncio, perché probabilmente, siccome la prossima settimana ci sarà il Fiandre e il maiale prenderà parte al Fiandre, stiamo lavorando per averlo in live oppure in un video preregistrato dove c'ha qualcosa da dichiarare. Ha qualcosa da dire. Quindi stiamo lavorando per voi per capire. Diciamo che c'è un mistero. C'è un mistero sul maiale. Il maiale Servatelle che cambia corsa, cioè, no, dovrebbe andare a Fiandre, però non si sa. Potrebbe fare un annuncio. La gara è cambiata idea. Porta il Pordol da un'altra parte. Iniziazioni pesanti. Sì, pesanti. Se io ne so. Qualcosa so, però non ve lo dico. Ma l'hai letto sui tuoi quotidiani belgi? No, me l'ha detto direttamente lui. Cosa? Vorrei sapere il Mullah cosa pensa di questa decisione su Sonny. No, vabbè, ragazzi, decisione su Sonny è univoca. È univoca, ha deciso Sonny, no, dopo quello che gli è successo non può essere abbassato, anche perché è una cosa che non è una caduta, un qualcosa che è dentro la corsa, è un qualcosa di grave successo alla fine di una tappa dove aveva fatto anche bene tante cose, perché ragazzi, Sonny ha sprintato e dopo 100 metri ha preso, tra virgolette, un infarto. Quindi, porca puttana, cioè il secondo posto in quelle circostanze di Sonny vale come una vittoria di un Tour de France, cioè, parliamoci chiaro. Quindi... Anzi, lasciamo perdere. No, guarda, l'essere in vita vale più di una. Sì, persona. Infatti, ora ha fatto una battuta così, però cioè, lui ha sprintato e non era neanche forse in condizioni di sprintare, quindi solo per la verve che ci ha messo nello sprint meriterebbe una statua d'oro. PCS, non lo dai star list in maiale, sicuri che lo faccia? Attenzione, no. Attenzione, perché tu dici sembra che anche la squadra Euronics, che poi come si chiama la squadra ora, Euronics De Cecco? No, Euronics De Cecco, la Euronics De Cecco sembra che non sia Euronics De Cecco, famoso d'oro, però anche famoso d'oro. Tre sponsor, però sembra che non sia stato invitato. E guadagna come Froome, tra l'altro, il maiale. Sì, ma sono di falsi, però. Falsi, però. Cosa ne pensate di Basti e Tema? Che è lo youtuber che è tornato alla Bingolla a fare professionista. E fa bene a fare lo youtuber, però. Ho visto che si è ritirato l'altro giorno, se non sbaglio. Però... Ragazzi, non è... era un buon talento da giovane, era un buon prospetto. De Vrindt ha fatto più punti di Basti e Tema, possiamo dire questo. Vabbè. Per tirarti sul morale, almeno. Allora, Einstein, Amadeus ci scrive: Einstein ha dimostrato la possibilità di viaggiare di sorpassare la velocità della luce. Cesbol ha dimostrato che si può anche viaggiare nel passato. Sì. Non facciamo questa super chicca. La macchina del tempo, qui in questo caso la bici del tempo, la DeLorean. Poi, mi spiace per Sonny, ma è un grande. Cosa ne pensate della Jumbo che vuole Nils van der Poel? Nils van der Poel non rispondiamo perché ci sarà domani guardate Bike Channel innanzitutto all'8.05 perché Mullah vi deciderà su questo fatto. Aspetta, Lorenzo, ricorda l'appuntamento bene. Domani sera 20.05 Bike Channel, tantissime esclusive, tantissime notizie, non ve la perdete, mi raccomando. Fa la mossa come la Carrà. Ok. Bike Channel 20.05. Ecco. Detto questo, il Mullah parlerà di questa cosa nelle sue perle. Se ve lo perdete domani sera, tanto poi le ricarichiamo su YouTube il venerdì. E quindi allora, questa silenzio, risposta silenzio Massimo. Silenzio, ho dato la mia interpretazione a questa cosa, cioè... Poi, ora inizia... Sulla storia del pattinatore? Sì. Poi, domani sera parliamo anche di una top 12 ipotetica da acquistare, cioè 10 corridori più 2 bonus da acquistare per le gare del Nord, quindi dalla E3 fino alla Ronde per poi anche la Parigi-Roubaix. Quindi domani sera Bike Channel. Però, insomma, se ci volete fare qualche domanda, questi famosi nomi possiamo già dire qualcosa. Tra altre cose, oggi, dopo il calcolo della Bruce Dupin, che aveva una grande formazione, ero di nuovo quarto in classifica e l'ho detto, vabbè, la Catalunya lo calcolo fra una mezz'oretta, perché mi sono voluto gustare ancora di essere quarto. E poi ho perso 4 posizioni, mi ho detto, sono
sono, mi pare, vediamo un po', classifica ora aggiornata, sono settimo, però ho il quarto posto che ormai vediamo quando finisce il Catalunya. Catalunya c'è una formazione di merda. Perché Simon Yates, Maremma puttana, oggi è la giornata del vomito al Catalunya, no? Sì. Avete visto Ayuso oggi? Ayuso andava oggi. Eccolo, lui. Ma sono entrato solo per te, Marcello. Guarda, io riporto quello che ti ho scritto oggi via messaggio. Sei un pezzo di merda. Buongiorno. Cioè, tu sai che sono qua a 25 km da casa tua, non lo ti fai so. Sentire. Quando sei a Milano, te stai lì, tutto lì, aspetta che tolgo questo, non sono credibile, e sei tutto lì, non faccio niente. Adesso stai lì, con questa luce qua da penombra terribile. Non ti fai sentire, vero, ce l'ho qua, non ti fai vedere. Cioè, abbiamo vissuto anni e anni insieme, adesso non mi vuoi più vedere. Sei uno stronzo. È finita così, Marcia, mi spiace. Finiscono anche le migliori storie. Cioè, me lo dici così davanti a 400 persone, dai. Sei veramente uno stronzo. 400, tantissime. Mulà, ragazzi. Mulà. No, io sono passato qualcosa. Oggi è passato a piedi davanti a casa mia. E ti ha salutato? Sì, siamo andati Ho offerto anche una birra, tra l'altro. Vedi, guarda cosa c'è succede. Allora, parlando del Catalunya, da qui c'è la gente che sta scrivendo: io, Yates, Port, Matthews, ragazzi, è un disastro. Perché si stanno ritirando, stanno fallendo praticamente quelli che ci avevamo tutti, Colbrelli, poverino, quello che è successo. Matthews ha vomitato in diretta. Cosa? Ho detto, non è ancora finita, c'è ancora tempo per altri ritiri. Ci sono ancora le dissenterie. Ma Simon Yates si ritira domani. Spero proprio di sì. Visto male, ma... Proprio di sì. E anche se si ritira non è che cambia molto. Normale. Ma ragazzi, domani Yates no. DNS. Come Tepstra no, dai ragazzi, per favore. Però le botte me le dava il Piazzano, è vero, hai ragione. Intanto qualche cazzotto non sono preso. Allora, oggi ho partecipato a una conferenza al Politecnico di Milano, presentata da un ingegnere Ineos del team aerodinamica. Ha confermato che le bici che seguivano Garmin e Tirreno li portavano avanti, che le bici che seguivano... quindi il video che ci ha fatto io. No, leggi Fede che non leggo, scusa. Allora, abbiamo fatto un video l'altra settimana dove era uscito un articolo su... Sì, ma l'ho visto il video, no? Non ho letto quello che c'è scritto. Praticamente l'ingegnere della Ineos era nel Politecnico a Milano e ha certificato che le bici dietro Ganna sulla macchina erano messe apposta per il vantaggio aerodinamico. Beh, ma questo lo sappiamo da Moser 84. No, perché sono uscite anche... perché tanto purtroppo i social danno voce a tutti, belli, brutti e farabutti, e c'è gente social, che diceva ma andate in culo, ma che cazzo dite, ma cosa dite, non è vero niente, perché magari era l'ultimo corridore della Ineos, allora hanno caricato le bici perché poi andavano via. In realtà era così, ragazzi, c'è il vantaggio certo. Beh, guarda che lo fanno da, cioè, anche prima di social lo facevano. Sì, no, ma la gente che piace parlare, no? Cioè, ma non a noi in generale, su Twitter ripostavano la foto, chi diceva sì, è il vantaggio, lo sanno tutti, guadagni poco, ma c'è, anzi quasi nulla, però c'è. E invece certa gente diceva no, non è vero niente, ma cosa dite, ora secondo voi le bici dietro danno il vantaggio. Allora, l'ingegnere della Ineos, giustamente, grazie all'utente, ha certificato che erano lì per il vantaggio del dinamico. Chiusa parentesi. Posso dire una cosa e poi sto zitto per qualche minuto, prometto. Io una volta ero andato a un ritiro della Lampre alla Terra degli Etruschi, quindi parliamo di Donoratico, Castagneto, da quelle parti lì. I corridori, in quel caso, c'era anche Damiano Cunego, per fare un esempio, facevano un dietro macchina pauroso, tanto che hanno consumato il paraurti della macchina, perché loro pedalavano e la ruota anteriore distruggeva, praticamente logorava il paraurti posteriore della macchina, per farti capire di quanto è importante avere una vettura che ti copre. E non era una macchina semplice, per dire, una Fiat Marea, perché allora c'erano le Fiat Marea, ma erano delle... Come si chiamano le monovolume, quelle della Fiat?
L'Ulisse, no? No, quella più bella, l'Ulisse mi sembra. L'ammiraglio Bahrain dietro l'Olanda al giro va a 100. No, era bella anche quella del frigo, quella del frigo. Qual era il frigo? Quella dell'Olanda è un campo. Ma un tir, c'aveva un tir. E lo Piazzano, tu vieni dal benzinaio, domani ti chiedono. No, ormai i prezzi sono scesi. No, sai, i prezzi sono scesi, ciao, basta, finito. Ormai la comparsata sul profilo di Salvini l'hai fatta, quindi un quintale. Vabbè, tanto domani vado su Striscia, quindi non è che può tornare in top 10 al Tour o alla Vuelta, ma il Tour ha detto che questa non farà top 10. Questa rispondi te, no. Rispondi te. Ma ragazzi, aspettiamo la tappa di domani per Quintana, perché secondo me c'è. Ora basta, dico sì, la stai gufando al contrario, non molla mai sto Quintana, vince lui, guarda. Vince lui, l'unico che non sa mai. Io voglio Johannessen in maglia di leader. Johannessen, sì, magari è la mia unica salvezza, che Johannessen vinca, Almeida faccia benissimo, tra l'altro Sosa faccia salita imbarazzante. Salita imbarazzante. Salita quella di oggi. Impresentabile. Piuttosto imbarazzante oggi. Sì. Il percorso della volta a Catalogna, un percorso impresentabile. Ve l'ho detto che è il delfinato spagnolo, ma voi mi avete riso in faccia. Secondo voi negli anni non è stato male Catalunya, anche quell'anno che vinse Schachmann, sì. O Buca, o meglio Schachmann Buchmann piacciono solo a Marrucci. Ce l'aveva lui, mi sembra un po' anche l'anno scorso c'erano delle salite discrete, un po' più bene. Chi sono i favoriti per domani? Ma secondo me Yates no. Aiuto! Yates, poverino, ormai... Quelli chi si salva dalla bronchite? Quelli di oggi, all'incirca. Conno, secondo me, con la maglia a meno di leader, infatti, se la dovrebbe dire ora, a meno che Carapaz, domani. Non sia malato. Carapaz, ma io lo vedo sempre peggio sto ragazzo, però... Oggi non ha fatto lo Sky. Domani si arriva a 2000, comunque, dai, potrebbe fare bene. Ma Ben O'Connor, è vero, Schachmann era lì Zulia, bravo, era lì Zulia. Sì, era Adam Yates l'anno scorso. Mi riferivo a due anni, a prima del Covid, 2019, quell'anno lì, che c'è stato un bel Catalunya, mi ricordo. No, ma l'anno scorso c'era una bella salita, quando ha vinto Yates in solitaria. Sì. Ma Ben O'Connor, ragazzi, era Ben O'Connor sembra... La salita, no? Sì, sembra quando il 2000. Ben O'Connor è rinato, è tornato Ben O'Connor. Sì, però Ben O'Connor, cioè, si sono poi anche guardati lì dietro, cioè, non fa della roba oggi. Sì, niente di che. Poi salita, ha detto, è ridicola. Sì, poi questa stradona, cioè, sembrava una salita, cioè, guarda, forse era meglio la prima salita del Wild Tour. Sì, è vero. Sì, era quasi meglio. No, come? Era la meglio prima salita, no, lascia perdere Jabel. Ma il Jabel, Jabel. Jabella Fit, quella lì che vinse Vingegaard, per capirsi, due anni fa. Quella è Jabel. Quella è Jabel. Oggi era inguardabile. Sì, ma qui era 2%, 3%. Cioè, era più difficile salire all'abitone. Sì. Sì, ma quella di domani, guarda che non è mica così, cioè, io non ho meno da leggere le altimetrie. Non un cazzo, perché qui non posso più vedere niente, ora devo sistemare qualcosa. Fai vedere le robe, perché? Non posso più fare niente. Condividi lo schermo, mi dà... Cos'hai fatto, Bert? Cos'hai combinato? Domani è più impegnativa. Ma scusa, hai appena condiviso le cose? No, ho messo tutto schermo, non posso fare altro. Condividi la tappa di domani, per curiosità. Allora, Berta mi ha fatto fuori, ragazzi. Quanti like abbiamo? Pochi. Aspetta, vediamo. No, sono aumentati prima dopo l'appello di Visconti. Vediamo. Berta, 300, fa un appello, 300, fa un appello oltre 300. Berta, arrivo una cosa alla volta. Io ne vedo 399. 300. Io 300 ora. Allora, sì? fa un appello per i like. Arrivo, vediamo un po' quanto sei credibile. Allora, aspetta, che ci avevo. Allora, se non mettete like, auguro a tutti di tenere tutto l'anno Dumoulin in squadra, come ho fatto io nella nostra Lega. Dumoulin è ritirato anche lui, ragazzi, sarà un calvario per questa sera. Se non mettete l'altro, aspetta, Tobias Foss, i capitani saranno tutti è cascato, si è ammazzato.
cioè Tobias Foss cascato e Dumoulin ritirato, questi erano i capitani teoricamente per il Giro d'Italia della Jumbo. Vabbè, Dumoulin, cioè, è capitano, vabbè, Dumoulin è ancora capitano, ha detto che si sta preparando per quello. Capitano di Vascello è bello, non ho perso un passo di avvicinamento, quindi ho detto l'importante è essere in forma. Allora, io non posso fare altro che credergli ormai nella nostra Lega, sono obbligato. Fede. Niente di rotto Foss, meno male, perché Mulà ci sta nella Lega di Michele Scarponi, ci abbiamo puntato per il era tiro. L'unico che ci teneva a galla. Sì, Fede, mi metti Mulà vicino, non voglio Marruccione. Addirittura. Ti metto, faccio così, dai. Va bene, via. Berta, ma che Alberta con la Gioconda. Arrivo, Alberta c'ha la Gioconda. Sta preparando la cena. Ma è quello lì, ma l'ha rubata quello di Catalogna. Arrivo. La pubblicità dei telefonini adesso la nostra Gioconda è lui, l'ha presa lui, campioni del mondo, l'ha presa del tetrazzo, ha fatto gol. Allora, sono risalito da 48esimo a 17esimo nella generale, nelle ultime due giornate. Fede, ti vedo. Ragazzi, stiamo qua, Chris Belli. Calmo, mica c'hai i cambi che c'ha lui, cioè. Allora vediamo un po' questo cosa sarebbe, questa è una rotella che gira, facciamo facili ironie. Allora, io vedo una rotella che ragazzi gira. Ma perché Bertacchini mette regia, ragazzi? Perché sta mettendo le slide? Cos'è sta slide? Cos'è? È Berta Chandel. Raga, che Berta Chandel. Ma che momento di diretta è questo? È il monologo. Noi facciamo il botto di ascolti qui, Ma perché sei su? Ma che cazzo sta facendo? Cos'è? Questo. Andiamo a tutto. Bulla, siamo in DAD. Bulla, è la DAD. Che succede? Sì, infatti, te ha messo una slide, ma cosa stai facendo? Togli sono le tappe! Ma perché metti le slide? Fai condividi immagine, fai condividi schermo e poi metti finestra. Sì, ma poi quella non andava bene perché non si vede la salita. Comunque abbiamo fatto il sito sulla rotella, io la riproporrei. Ma non è tendenza. Leva le slide, perché che metti qualcuno le slide? Ha messo anche dei like in più, credo. Sono saliti anche i like. Non si vedono le dipendenze. Vai sul tasto condividi, leva le slide. Ulla, fai il disegnino della salita tu su un pezzo di carta. Che è sta roba? Vedere. È alla rotella, ecco. Sono usciti, via. No. Allora, sono andati a menarsi, secondo me. Allora, Lore, facciamo così. Se non donate soldi adesso, morirete stanotte. No, io mi dissocio da tutto questo. A parte le rotelle, i problemi tra Fede e Alberto, sono andati a risolvere in privato. Io ero entrato per salutare Marcello che ciao, mi ha accusato di essere una brutta persona, non è più slide. Eccetera. E poi volevo confermare le indiscrezioni sul maiale di Selvatelle, cioè che comunque si sta allenando per il Fiandre, ma sembra che ci sia un avversario che sta temendo molto, un avversario che l'ha sfidato. È un corridore che lui, l'unico di cui ha paura, probabilmente. Il suo nemico. Però non lo svegliamo troppo. No. Video per esatto, poi esatto. La metti sta tappa di domani. Questa tappa di domani, la metti. Cosa stai facendo? Metti la tappa di domani, fai condividi schermo e poi metti finestra e apri finestra? E nel frattempo apri l'immagine della tappa di domani. Ma dove la apro? Condividi. Ora te lo dico dove. Apri in generale sul computer. Grandissimo momento. Ah, ragazzi. Ok, arrivo. Sono arrivate donazioni per questo momento fantastico, tra l'altro. Hai visto? Te l'ho detto, se non doni, è muori. Vero, Baccani, Baccani è sparito, eccola lì. Non si vedono le pendenze. Zoom. No, zoom. Non è questa. La salita. Spostati. Ma cos'è sta roba qua? È la tappa delle tre cime di Lavaredo che ha vinto. Vai verso la salita? Ok. Vai. Intermedio, due. Ci sono i primi 4 km e mezzo al 7.8%. E poi Taul.
E poi dopo è più 13, facile, perché se la media venisse 6. Poi, Eleonora. Boh, Eleonora. Eleonora. Il padre del Mulano. La salita finale sono 4... Oh, ragazzi. La salita finale sono 4 km sopra il 7%, poi 5 al 4, gli ultimi 4 al 6-7. Robetto, ragazzi. Tipo il Serra, praticamente. Grazie al quadro del Mulano, ringraziamo per questa donazione. Del Mulano. Grande. Grazie. Vabbè. Vedi Lore, che funziona quello che ho detto? Sì, sì, è vero, è vero. No, però è il metodo Bandamarchi. Questo è miei, però, Questo è miei. Cosa sono? Tua cosa? No, tu eri assente in quei 4 fondo casa, esatto, c'era la rotella e il nero poi. Allora, rotella andiamo... più il nero, bella combinazione. In onore allora, io direi di fare il mio quadro che ha donato, mi sposto da lui, al quadro. Grazie di lui. Allora, io direi di far così, aspettate un attimo, visto che il tema della serata era fondamentalmente i favoriti, dopo all'incirca quasi 2 ore di diretta, direi di andare sui favoriti, direi di andare sui favoriti del no. Dopo 2 ore esatte, eccoci qua, andiamo sui favoriti del no. Vediamo se questo schermo me lo fa condividere. Oh, vabbè, questo va bene. Allora, eccoci qui. Mamma, cosa è successo qui? Cosa c'è? La pubblicità? No, ma scazzato stream. Ma cosa sono quelle, scusa? Immobili per levi quella tua, sotto, levi quella che... Riccardo Corredi. Ragazzi, no, devo buttare fuori il letto. Riccardo. Chiudi un attimo, non so che cazzo è successo. Cos'è sta roba? Ragazzi... Allora, sì. Allora, Star Trist e 3 era il back. In un altro banner sono banner, vedi, sei una persona seria, Fede. C'è chi invece diceva che c'era così. Ti ricordi che l'altro giorno? Sì, ci vedeva i banner. Imbarazzante, infatti, imbarazzante cosa nel gruppo Facebook. Allora, Start List della E3 era il back. Abbiamo la Quick Step che si presenta con Asgren, Ballerini, Senecia, Stibar e Van Lemberg. Qui cosa fa? Asgren il... Ma perché il 5? Questa è provvisoria, mancheranno ancora... Ha detto che sono tutti malati, ha detto le febbre. Anche Senecial, ieri. Perché Senecial si è ritirato anche oggi, quindi sì. Cioè, si è ritirato, non è partito, quindi è provvisoria molto. Allora, ricordiamo che Asgren, secondo me, per i top per domani e la Gand usciranno domani su Bike Channel. Ecco perché non facciamo vedere nessuna grafica particolare. Anche perché poi non le posso far vedere perché il Berta mi ha escluso da condividere qualsiasi tipo di cosa. Ma non è assolutamente vero. Quindi, detto questo poi abbiamo... i miei favoriti sono Asgren e Campenaerts. Squadra per squadra: Van Aert, Beno, Affini, Teunisse, Van der Sande, La Porte e Van Hooydonk. Qui Van Aert, chiaramente, no? Chiaro. Però la Porte cosa può fare, secondo te? Secondo voi? Qualcosa, il Nord non è andato male l'anno scorso. Può fare bene. La seconda alternativa. Seconda punta, sì. Poi c'è anche Beno, però più loro due, sì, sicuramente. Ok, poi abbiamo la lotto Campenaerts come uno, io l'altri non li leggo nemmeno, onestamente, io leggo solo Campenaerts e basta. Andiamo avanti. Il tuo favorito è Mulla Campenaerts. È andato via il Mulla. È andato verso il quadro, spostando. È andato dal quadro, si sta sistemando. Ma io sento dei rumori di cucina. Sì, è Berta che sta mangiando qualunque cosa ha trovato in giro per caso. Vabbè, Mulla niente, comunque Campenaerts potrebbe essere l'unico uomo. Poi Intermarché si presenta con Girmay e Liu, che oggi pensavo facesse meglio, e Christoph. Però Christoph secondo me ha dato per queste gare qui, secondo me. Poi Agedeserk è confermato. Sono curioso di vedere Girmay, onestamente. Con Vanocke con lo zero. Sì, Vanocke con lo zero. Come allora, Vanocke, Van Avermaet e Nasen, forse, i due protagonisti, sempre la coppia d'oro della Gidosea. Poi c'è Jungels, tra l'altro. Che sì, non esagerare. Jungels non leggo nemmeno. Uno beve, uno mangia, uno si è spento, stasera tutti in forma sbagliando.
Ghirmai però è troppo volata, la vedo meglio sugli strappi. Vabbè, ma le tre yard back non è volata, ci sono gli strappi. Le tre. Sì, sono curioso di vedere Ghirmai su muri in pavè come se la cava, sono onesto. Venerdì vediamo. Va come il maiale, all'incontrario. No! Maiale soffrende. Comunque non è male il ragazzo, ha dei numeri. No, non è male. Vediamo di portare, visto che parla italiano, stiamo provando a portarlo in live. No, parla in inglese. Sì, non parla niente italiano? Avete visto una diretta lunedì da un'altra parte? Da Lello Ferrara, niente? Non parla italiano? No, Lello Ferrara gli parlava in napoletano, quindi... E lui capiva bene. Non sapendo l'inglese. E cercavano di capirsi in questo modo e Pozzo Vivo traduceva. Faceva da traduttore lui. Quindi siamo messi così. Io il napoletano non lo so. Però si può provare, dai, a portarlo, tanto... Sacrilegio e il maiale vincerà. Allora, poi andiamo su Astana, anche qua Moscon. Astana la vedo male. Andiamo avanti. Bahrain. Per le classiche l'Astana non è mai stata chissà cosa, onestamente. Allora, Bahrain, Moric farà il capitano. Anche Wright potrebbe far bene, sì, Fred si è piazzato. Potrebbe far bene, non oggi, perché oggi è arrivato 102esimo. Si è piazzato dove, scusami? Dove si è piazzato? No, si è piazzato in qualche volata alla Parigi-Nizza. La Parigi-Nizza, sì. Settimo, sì. Non è una volata, la corsa della... Sì, infatti, mi state sbagliando, perché le tre è un Fiandre. Le tre non è facile. Non è facile. È la più difficile delle tre. Per stare in delle serie classiche. Sì. È la Gand che è più da velocista. La Dors, la E3 e la Gand Wevelgem è la più difficile, la E3 senza. Esatto. Sì, la Gand Wevelgem è quella per velocisti. Ma anche la Dors von Vlaanderen non è che è più dura, la E3 del medio. Esatto, la Dwarfs è l'attraverso le Fiandre e l'intermedia. Ok, poi abbiamo, qui sono curioso di vedere Polit senza Sagan in squadra, se ha più libertà, che cazzo farà onestamente? Niente. Avanti. Poi abbiamo Jordi Meus che è alla ricerca. Avanti. Prima parte di stagione non pervenuta, però. Poi la Cofidis. Guarda, piuttosto Haller. Boli, Renard. Marco Haller, è vero. Qui la Cofidis su Halle Gaert punta? O Wallace, non so. No. Non vedo grandino. Troppo velocista. Direi di no. E Enzo Bisseger, attenzione. Come sta Martina, che stava male settimana scorsa? No, non lo sappiamo, non abbiamo sentito. Il Berta ci ha parlato su Instagram. Non entra più su Instagram, mi devi dare accesso. Hai bannato anche da Instagram. Fai danni, fai, è normale. Andiamo bene. Nel 2003 la vinse Cipollini andando in fuga, è vero. Guarda, la tappa si trova anche su YouTube, è bella da riguardare. Sì, va bene, ma erano altri anni, andiamo avanti. Poi, Bissiger... Se la farà, perché io ho dei dubbi, onestamente, però ancora è confermato. C'è Valgren, una fuga, c'è Dole. Gruppo Ma Kung. Kung si prepara per il tour. Io sono curioso di vedere anche Eschi, cosa può fare. 20 anni, ha fatto qualche risultatino, ottimo piazzamento, secondo in Francia. No. Attenzione. Poi il fenomeno Narváez, l'unico ecuadoregno che fa bene al nord. E Van Barley che esordisce. Adesso Van Barley torna al Mullah. Quest'anno, esordisce. A corso, al nord, le corse del nord. Ha fatto poco o nulla. Quindi siamo curiosi di capire Van Barley se è stata una meteora l'anno scorso oppure se... Io l'aspetto Van Barley, è uno dei migliori della squadra nella Lega, quindi della nostra Lega. È stato sfatato il mito della foto profilo, comunque, che ho detto a Catalogna. Sì, perché avevano in squadra chi è? Richie Port, che ha fatto una fine misera. Attenzione a Van Barley, dice lo svizzero, ma le divise dell'F della Barella giocate sulla... Sì, il problema è che sono difficili esteticamente da ricreare, quindi per ora le abbiamo tenute come quelle dell'anno scorso, poi vediamo un attimino il da farsi. Siamo stati presi perché poi vi annunceremo che abbiamo caricaturizzato una squadra intera perché
vabbè, non diciamo niente, perché? Però esatto, cerchiamo di portare in live, diciamo, i due post di una squadra che abbiamo caricaturizzato completamente. Difficile indovinare, così. Sì. È molto difficile. E riusciamo a portarlo in live. Uno viene Brailsford? Lefebvre? No. Uno sicuramente verrà. L'altro è più due. Un battitore libero, diciamo, barra esatto, pistolero libero, dai. Ah, pistolero Albertino. Ah, Albertino, ci ha dato troppi abbastanza indizi. No, io non ho capito Albertino, di chi sta parlando, lui. Scusate. Sì, no, quello di Locatelli, come si chiamava? Il nostro vincitore. Tocchiamoci tutte le palle. Locatelli, grandissimo Locatelli. E non sei il solo, certo. Ci stiamo provando, stiamo facendo di tutto per fare. Comunque, oddio. Detto questo, Israel, Sepp Van Marca, ancora lui ci riprova. Ma quanti anni ha? 76. Avrà un anno più dell'anno scorso, probabilmente. Cioè, diciamo, è arrivato al nord con un bel DNS, all'Omloop. Questo è l'ultimo risultato per Van Marca. Poi, la Movistar, Aramburu, ma soprattutto Erviti Imanol. Esatto, grandissimo. No, e grazie almeno 10 punti li fa. Potrebbe farne anche 5, attenzione. Aramburu e Cortina saranno le punte. Mi aspetto poco. Bike Exchange? Forse Aramburu può fare qualcosa. Bike Exchange? Andiamo avanti, ragazzi. Per carità. Io mi stupirei se uno di questi qui della Bike Exchange fa top 20, vi dico la verità. Poi magari la fanno. No, non la fanno, no, impossibile. Poi, team DSM. Allora, di questi qui ormai abbiamo visto che praticamente la DSM in tutte le gare manda uno in fuga, a caso. Cioè, voi pescatene uno che prima o poi prendete la fuga di uno della DSM. Che non sia Søren Krag Andersen. Qui dobbiamo vedere se Søren Krag Andersen tornerà quello di due anni fa, oppure... Samu, la segno questa cosa qui, la segno. Che è fatto la meteora alla Sanremo e poi è sparito. Vediamo se quest'anno invece farà chi qualcosa. Krag Andersen. Sì, Andersen. Allora, sembra in ripresa Krag Andersen. Lo scatto che ha fatto alla Sanremo, però oggettivamente era un bello scatto. Perché è vero che poi tutti sono andati un po' dietro agli scatti e alla scia degli scatti di Pogacar. Però lui quello scatto lì l'ha fatto bello. È quello che poi fondamentalmente ha spezzato un po' tutto, no? Sì. Quindi la gamba ce l'ha, vediamo cosa farà. Diciamo, è stato l'unico scatto, non come quello di Roglic che ha fatto 3 sì, Roglic ha fatto sì, ha fatto uno scatto, ha fatto la differenza. Questo è il momento in cui si dice andiamo avanti e poi vincerà magicamente proprio uno di questi. Allora, alla Trek ci arriviamo, sì, in Monza ci arriviamo, ragazzi. Allora, signora squadra questa qui. La Trek, allora, Stuyven, poi capite perché, perché, ragazzi, ora vi insegno a giocare a Fantacycling. Perché ho preso Stuyven ieri e non dopo? Perché Stuyven è uno di quelli che se è andato a vedere le gare che farà, ma si trova anche nell'app, basta selezionare le gare nel filtro corridori e trovate le gare che fa Stuyven, selezionate le varie gare, faceva la Bruges, la E3, la Gand, la Ronde e la Parigi-Roubaix. È un uomo che magari non ti fa, per l'amor del cielo, il top 3, però ti arriva tra il 19, 15, 8, 7, sono punti. E ho detto, perché non prenderlo subito? Infatti ha fatto 9 e comunque sono diversi punticini anche per oggi. Lo stesso Merlier l'anno scorso ha fatto bene alla Dorsdorp Vlaanderen. Quindi, siccome faceva oggi la gara dove era favorito, e infatti ha vinto... Sì, però Merlier farà... costa, però. Ora sì, ho capito, però ho fai deciso... Fai vedere quanto è arrivato l'anno scorso, per favore, la Dorsdorp Vlaanderen. È arrivato terzo, Merlier, l'anno scorso, la Dorsdorp Vlaanderen... aspetta, devo cercare... Curiosità, perché io avevo il dubbio stamattina se prenderlo, poi ho detto non spreco un cambio perché so che fa solo... No, perché tu ce li hai limitati. Allora, l'anno scorso la gente poi ci crede. Gande Wevelgem ha fatto di merda, ma perché l'anno scorso... Vlaanderen è in terzo arrivato. Arrivò alla fuga, dove c'era appunto anche Danny Vermeersch davanti, mi sembra.
Quindi l'anno scorso per i velocisti fu dura, fu durina, diciamo, noi ci andò bene con Nizzolo Trentin davanti, sì. Però l'anno scorso fu una gara strana. Alla Dostal Brader è arrivato terzo e voi dite, ok, però e quest'anno c'è Van Der Poel alla Dostal Brader, ma anche l'anno scorso c'è anche Philipsen. E anche l'anno scorso c'era Philipsen, sì. Quindi cioè, non vuol dire sta roba qui. Perché sono quelle corse che comunque può succedere di tutto e quindi... Capito, e poi oltretutto potete dire, ma prima magari l'hanno fatto fa quella a Philip, a Merlier, le andiamo prime... avanti. No. Perché questa classica qui, che non me la fate pronunciare, la Coxside Classic, l'ha vinta Merlier. E l'ha vinta Merlier, quindi la Sim l'ha vinta Merlier, quest'arte l'ha vinta Merlier, quindi l'anno scorso si puntava molto su Merlier e meno su Philips. Magari quest'anno poi si punterà più su Philips, per l'amor del cielo. Grazie Marcello della donazione. Andiamo per andare avanti, però. Quindi il discorso era che secondo me i cambi fatti ieri, Stuyven e Merlier, hanno avuto un senso logico per le gare successive. Infatti Stuyven lo ritroveremo in tutte le gare. Secondo me alla E3 era il back, per me è duretta per Pedersen, vi dico la verità. Io non lo so. Mulà, che dici? La E3 era il back, è dura per me, per Pedersen? In teoria sì. In pratica bisogna vedere che gambe ha. Io ce l'ho e lo tengo ormai, perché sì, vabbè, l'avevo preso per la Sanremo. Lo schieri, è chiaro, se ce l'hai. Se questo ragionamento che hai fatto te, io l'ho fatto per alla Sanremo, l'ho preso e poi me lo tengo e vediamo che fa. L'ho preso anch'io e me lo tengo, infatti c'ho Pedersen in squadra. E penso che lo terrò fino alla Roubaix, credo, non lo so. Sì, fino a queste corse qua. È chiaro, per fare un ragionamento logico deve puntare su 4-5 corridori e tenere lo zoccolo duro per tutto il nord, che possono essere Van Aert. Ora, io avevo puntato anche su Colbrelli, purtroppo, però per me era Van Aert, Colbrelli, Stuyven, che sapevo di prenderlo. 99, Franci Raba, TMLA. Guarda, grazie, Franci. Che è stato convinto di questo discorso. Sì. Se hai da fare qualche domanda, diccelo pure, stessi cambi pure per io. Sulla track pure per me Jasper capitano alle 3, mentre Mats punterà alla Gant. Perfetto, infatti sì, lo zoccolo duro per me è quello, appunto, Stuyven da una parte, Pedersen dall'altra, Van Aert, cercherò se ce la faccio di prendere Van Der Poel quando ritorna. Quando correrà. Ce la fai, e stop, e punti quei 4, se ha ragione Visconti che si ritira dalla coppia Bartali per andare alla Gant. No. Magari, però, boh, vediamo, non credo. No, perché non è scemo. Allora, poi, vabbè, quindi Stuyven con Pedersen in seconda battuta e attenzione a Quinn Simmons, che sono curioso. Quando del Mulà continua a buttare soldi, ragazzi. Quindi si paga cena. Il Mulà ha aperto il portafoglio. Che tra l'altro è il Mulà stesso, perché ho lì dietro. Perché ragazzi, chi dona, fate una domanda con lo sticker o con la donazione. Fate una domanda, perlomeno vi si risponde. Se avete qualche un'offesa, che ne so, qualcosa. Offendete Marcello, Lorenzo, me. Marcello è sparito, tra l'altro. Sì, ha donato e è andato via. Guarda, è andato via. Allora, scusate, Lobo, io dovrei pure, ma corro nella Ciubeca e non mi pagano. Allora va bene. Io ho scommesso sulla porta fino alla Roubaix. Ecco, questa potrebbe essere una scommessa intelligente, perché secondo me, per le dinamiche di corsa, a volte non sa mai come può andare, perché magari la porta è in forma, perché è in forma in questo periodo, sì, magari sì, va a rintuzzare un attacco e poi si trova nella fuga vincente, che ne sai? Poi frena con il tacco la porta, no? Quella mossa lì alla Roubaix. Ok, voglio fare una dichiarazione. Aspetta, Mulà, finiamo questo, poi si fa una pausa e poi si passa alla Gand. Poi la fai, finiamo un attimo. UAE Team Emirates, già confermato, una squadra direi abbastanza... ridicola. Forse è la peggiore UAE mai vista quest'anno. Sì. Van Barro è da prendere, ci chiedono. È alla prima gara del Nord, come diceva Lorenzo, quindi io aspetterei un attimo per vedere come va. Io aspetterei un attimo. Un corridore da non più di 20 km da prendere per le corse. No, Turgis. Sì, Turgis tanta roba. Turgis. Costa 21. Vabbè, dai. Perché è salito, prima costava meno, è salito dopo la Sanremo. Allora, da meno 20 crediti... Craig Anderson, sì, Craig Anderson. Quest'anno è consigliabile.
Poi abbiamo De Bond, Dinier, Gogol, vabbè, l'Alpecin, ma per me è un po' una grandissima squadra. Nuovo membro, ne raggiungo 390. Grande. In onore di Piazzano. Esatto. Ha sentito Piazzano e parlava dell'Inter e probabilmente se magari c'è l'amico di, dell'Atalanta. O c'è di, l'amico di Visconti che corre. È diventato un gregario di Laporte. È diventato un gregario di Laporte. È grande, grande, grande. C'è Sagan, qui c'è Sagan. Turgi. Se vuoi Sagan, partecipare Turgi, alla Lega del Mullah, aspetta, se, Nerazzurro, se vuoi partecipare alla Lega del Mullah nell'app, ti mandiamo il codice, devi scrivere a noi di Fantacycling @gmail.com, che per tutti gli abbonati sono Grey Twitch che ha cambiato il social per fare la sub, grandissimo. Grey Twitch è un ragazzo di Twitch appunto che ci ha fatto un ride l'altra volta, ci ha portato 5-6 persone e vabbè, una roba della piattaforma viola. L'ho ringraziato su Instagram. Cosa perché è un ride? Quando lui chiude una live, gli spettatori che lo stanno guardando te le direziona sul tuo canale. Fondamentalmente così. Ah. Quindi per la Lega del Mullah contate per buono questo account. Vai, allora scrivi appunto a noi di Fantasaking @gmail.com perché magari è già iniziata la Lega, però poi... Ma scusa, se era subato già su Twitch, ce l'avrà già. Non lo so. Comunque, andiamo dalla Total, Sagan, poi il fenomeno Boissonhagen, Turgi. Sì, Turgi e forse Sagan, vediamo, ma secondo me non è il fuoco. Per le tre, Turgi. Poi B&B, poca roba. Fughe. Labardiani, fughe, quindi fughe. Vanno bene più o meno tutti. Per le fughe. Bingol, poca roba. Non vedo nomi. Sport Vlaanderen, idem. Però per la 1X, attenzione, Tiller. Allora, Tiller, però per Tiller secondo me è dura, perché Tiller è più velocista che regge gli strappi, però è pur sempre un velocistino. Halvorsen no, direi di no. Che dicevi, Lorenzo, te invece di? Lore, Rasmus Tiller. Tiller. Però Tiller è troppo dura. Però si piazza, è un piazzato. Alla Omloop è andato bene, però secondo me la E3 è più dura della Omloop, ti dico la verità. Okay. Quindi non lo so, potrebbe essere un nome interessante. Tiller potrebbe essere. Il problema è che Tiller costa talmente poco che sprecare un cambio per uno che costa uno o due ci vuole le palle. O ce l'hai dall'inizio, un corridore del genere. Io ce l'ho dall'inizio. Ho creduto dall'inizio. Psycho Tepstra. No, Boissonhagen fenomeno è presa di culo, chiaramente. Ovviamente. Allora, detto questo, Mullah, cosa dovevi dire? Poi passiamo alla Gand. Dovevo dire che Campenaerts c'è il nuovo Laporte. Attenzione. No, questo è pesante. Cioè, lo dici così alle 6:26 di un mercoledì sera. È da tanto che ce l'ho in testa. Cioè, il Laporte l'ha preso nella Lega. Il Laporte di quest'anno è Campenaerts. Attenzione. Sì, però dovrebbe sbattersi un po' meno lì davanti, perché uno che dà tantissimo, tira tantissimo, va in fuga, però gli manca, se fa così, gli manca sempre poi lo spunto vincente. Cavallo pazzo. È un cavallo. Farà divertire. Farà divertire. Allora, io ce l'ho, speriamo che porti un po' di punti, dai, fino alla Roubaix, poi dopo lo mandiamo a casa. Cosa, lo mandi a casa? Questo, ecco perché il Campenaerts è nato dall'asta pazza, no? Campenaerts comprato subito per la E3. Baba Yaga, calma, frena il dito. Comunque la Omloop è andato bene. Ma magari domani non lo tolgono. Nicola Di Leo dice: disdico l'abbonamento dopo questa affermazione. Attenzione. Ragazzi, quindi ora bisogna cambiare l'abbonamento in gregari. No, ancora no, però vediamo come poi, se sulla strada confermerà oppure no. Cioè, è una dichiarazione profetica, però ancora non è un dato di fatto, capito? Che ha preso il posto di Laporte. Laporte è ancora lassù. Lui è uno che tenta di diventare il nuovo Laporte. Campenaerts, tra l'altro è un idolo perché voga Campenaerts, si allena vogando anche.
so se avete mai visto i video di Campenaz che rema. Sì. Arrivo, no, ma lui è un personaggio, si vede. È andato a comprare Campenaz. È andato ora. Sì, comunque Campenaz ha ragione, dovremmo provare a avvicinarlo. Vedi, era lì che silenzioso, poi fa, aspetta, arrivo un altro. Buttiamo io un altro cambio, così. Uno dice indeciso tra Campenaz e Turgi. No, questa però è una scelta dura, perché sono due profili fra cui non posso scegliere. Turgi comunque mi sembra più deciso, no? per fare risultati che contano. Ho scoperto il mulatto, Turgi, Mi do questa dritta. È vero, qualche anche anno questo fa, è un mio uomo. Qualche anno fa, direi. Qualche anno fa, quando era sconosciuto. Quando era molto sconosciuto. Samuele Bimbi chiede Turgi per Philipsen. Philipsen lo scambiereste ora per Turgi? Sì, alla lunga sì, perché Turgi le farà tutte fino alla Roubaix, Philips farà anche lui diverse gare, però non so quanto è rischioso. Sarà competitivo. Poi bisogna vedere come sta Philipsen. Ho comprato Campenaz, allora. Difficile. Preso? Sì, l'ho preso, è ufficiale. Pullà, Van Barle, che dici? Nulla, perché non si è visto, non so che dire. Io penso che, guarda, voglio questa dire un'altra follia prima di... Vedo bene anche quel maledetto di Narvaez quest'anno, guarda. Cosa fa? Questa non te l'accetto. Ma così, guarda, così, non l'accetto neanche io. Ma non l'accetto neanche io. Però... Se un equadoregno... No, dov'è equadoregno lui? Un equadoregno fa top 3 in una gara del nord a prescindere, ma io top smetto. Top 3 sembra già abbastanza. Smetti? Smetto. Aspetta che lo segno. Non ho detto top 3. Ho detto 23-30. Che Narvaez. Ricordiamoci che io ho preso il vincitore della Milano Sanremo con mesi di anticipo. Ricordiamoci 3. Questo. Quindi sono quasi un oracolo. Quanto ce la dovrai far pesare. Quando ce la dovrei far pesare questa storia per un paio d'anni. Ma la colpa è mia, perché l'ho ritirata fuori io. Secondo me è Fede. Io non me la ricordavo nemmeno. Vedi? Mi è venuto in mente a me che aveva detto questa cosa. Allora, Bissiger o Ska per le prossime gare? Ska. Sì. Allora, essere un grande aspettando la Minus. E Turgis. Turgi. No, queste non sono scelte da fare. Queste vanno prese tutte e due. Vanno prese. Tutte e due. Dura. Però se uno dovesse scegliere... No, non si sceglie. Asgren, però... Asgren perché non c'è sicurezza. Ma come, infatti, però, non si può scegliere, vanno prese, vanno prese in coppia questi. Chi è come Robby Fiadini? Amadeus, Tesfashion, secondo me. No, secondo me è più forte. Che prometteva Tesfashion? È più forte. Dicono che prometta bene Tesfashion. Sì, anche se Pella prometteva bene Tour of the Alps. Secondo me è Quintana il nuovo Sepella. No, dai, via, su. Allora, Cocard... Fa solo Dors, Amstel, da tenere o da vendere? Allora, ragazzi, Cocard farà poco in queste due gare. Farà pochissimo. Male. Quindi... Mi sa anche male, sì. Non lo so, io non mi ricordo se c'è una squadra nuova, di quella verità, però... Rispondi a quella di Leo, allora. Sì. Dov'è di Leo? Cioè... Dove ha scritto... Oh, Arashiro o Van Aert? Queste sono domande. Merita comprare? No, al posto di Sonny no, perché Sonny costava tanto e secondo me... Sì, ma per comprare, cioè per vendere Sonny devono aspettare? No, beh, ovvio, sì. Devono aspettare l'Advars. Se vince Van Aert, mi compro la maglia della Bingol. Ma non vince, non dite che vince. Non ho detto primi tre, ha detto primi tre. Moric, no, io non ho detto neanche i primi tre, ho detto solamente che può fare bene. Moric o Asgren? No, lui ha detto che se arriva nei primi tre nella gara del nord. Sì, vabbè. Moric o Asgren per le gare del nord? Asgren perché è più sicurezza, Moric è un po' più un punto tre. Moric già vinto, in prospettiva Moric è un buon acquisto perché farà anche l'Ardenne. Sì.
Però secondo me uno che vince la Sanremo, onestamente, ragazzi, è un po' sazio, eh. No, non lo so quanto invece voglia. No, è il morale, oh. morale. No! Non lo so. Non no. esiste questa cosa. Se la Mullah mi ha preso il malizio Mosca, poi Turgi l'ho inventato io, Mullah Docet. L'ho inventato io. Cioè, l'ho scoperto quando veramente non aveva fatto nemmeno un piazzamento nemmeno decente. Sì, Mullah disse Turgi è forte. Allora, voi il volume un testimone di questa cosa, sì. Questo deve essere un toscano, perché Cocorico... No, dov'era Cocorico? Riccione, no, se mi sbaglio, col Concorde mi sbagliavo, che non è che per tossici prima. allora, prima era Concorde, non mi ricordo più. Sì, era mai stato. Ora arrivano le domande belle, vedi. Allora, sì, anche ora sì, oggi superato una certa ora. Mesi d'anticipo, sì, è chiaro. Io ho De Vrindt, bravo, ha fatto bene, e Molinar. Caso, hanno fatto 7 punti, ne ha preso a caso e ne ha preso anche nel perché è meglio che sono meglio che zero, ragazzi. Qui c'è qualcuno che ha fatto una dichiarazione pesante nei commenti, allora, pesante a proposito di oracoli, è questo. Mamma mia, è questo. Come così la snobby così? Ma non guarda, non la vale. Io un lago, già io non ho fatto tempi che... la De Pan. Ma sì. Però speravo di lì qualcosa meglio. Però Mullah, hai letto che Landa non farà Lizzuglia per preparare con pochi giorni di gare il Giro d'Italia? Sì, però avevo detto un paio di settimane fa che non parlo più di Landa fino a dopo il Giro d'Italia. Quindi mi dispiace, non insiste. Noi non ci arrendiamo. L'anno quando è polpe le classiche. Amadeus. Della Rubena. Non è il festival di Sanremo che qui ci sono. Tarocco e puoi mischiare gli altisti. Le scartine, no? Tutta la vita. Allora. Allora, domani capitano, allora, Iuso o Almeida? Io metterei Almeida, così, ha senso. Così. Chi comprare con i crediti di Sonny? Per me con quei crediti ci sta un Asgreen, un Moric, perché Van der Poel costa di più, Van Aert costano qualcosa di meno, 48 Van der Poel, 50, senti, perché è salito, 50, c'ha qualche soldo da parte, prendi Van der Poel se c'è qualche soldo. Se proprio vuoi i crediti pari, allora no. Però se c'è qualche soldino da parte... Kung in vista di pietre, top 5 al tour, più che altro in vista delle pietre, top 5 al tour. Kung, no, io non lo vedo. Poi si piazza, magari, ma secondo me, per me solo alla Rubè può fare qualcosa. No, non è vero. Per me io non lo vedo. Al Fiandre può andare in difficoltà, ma nelle altre gare è competitivo. Fiandre è un po' duro per lui, le altre è vero, però non lo so, tutti gli anni ce l'ho, mi pare nella Lega nostra ce l'ho io Kung, che tra l'anno scorso la gara è arrivato quarto e quinto, se non mi sbaglio Kung. Allora torniamo subito nelle statistiche. Allora andiamo a vedere, non sbaglio, c'era Colbrelli, Trentin, Nizzolo Trentin e poi Kung. Allora, l'anno scorso, a parte è arrivato 49esimo al tour e non top 5, a parte questo. No, sesto la gamba. Perché è arrivata la fuga? Ma perché ha preso la fuga buona. Sì. In che senso la fuga? Erano banalette. La fuga. Forse. Sì, arrivò la fuga. Cioè, allora, aveva attaccato qualcuno. Era un attacco, però. Quale fuga? Ma Kung, cioè, se arriva la volata, Kung un fa sesto, fa 27esimo. Ma quale volata? Ma le volate non esistono più in queste gare. Ho capito. Allora, va bene, andiamo a vedere l'anno prima. Allora, è cambiatoci. Allora, guarda la Sanremo di 20 anni fa, vai. Ho capito, 2 anni fa. Mia, è cambiato. Kung, andiamo in fuga. 35esimo. Ottava la De Pan, quinto allora, ragazzi, è andato nell'attacco giusto con Van Aert e con arriva la fuga alla grande anche nel 2020 perché vince Pedersen, ma non sono fuga. Fughe, è così, è proprio così, perché devi dire la fuga? Cioè, allora, è una corsa selettiva, lo so che sono così le gare del nord,
però un conto si arriva al gruppo compatto e la Gand storicamente molto spesso arriva al gruppo compatto, come poi quando arriva la fuga, ovvero la fuga è intesa come gente che attacca e va a vincere, poi se la fuga parte al chilometro zero, al chilometro 130 sempre fuga arriva, no? Però è chiaro, Van Aert, Van Der Poel, tutti quelli che attaccano portano via il gruppetto e poi vanno a vincere la tappa, la gara. Kung comunque, che sia arriva il gruppo o che arriva il gruppetto, vince, non vince, perché non ha lo ci sono però ci sono talmente tanti corridori forti che sì, quello è difficile che i velocisti reggano i ritmi di quelli lì davanti, è sempre più difficile per i velocisti in queste gare. Perché quest'anno, perché negli ultimi anni lo sapete tutti, ci sono dei fenomeni che fanno tanta selezione. Mentre qualche anno fa c'era solo, per dire, Sagan e Cancellara, tutti aspettavano Sagan e Cancellara che partissero, e se non partivano loro arrivavano in 430 all'arrivo. Ora c'è talmente tanta gente che va forte, chiaramente Van Aert e Van Der Poel su tutti, però ci sono tanti corridori che possano provare qualcosa. Poi c'erano i velocisti erano diversi. C'erano anche velocisti molto resistenti, tipo Kristoff, che in queste gare qui Jakobsen, o lo portano sul carretto la De Koenig, e non è così. Groenewegen sembrava, ma invece non è così. Questi non sono come Kristoff. Magari sono più forti come velocisti, ma non sono quei velocisti lì che ti reggono certi ritmi. Cioè Kristoff, so se ve lo ricordate, comunque anche al Fiandre è difficile levarselo di torno, ora lascia stare che ora magari è calato. Cioè, Kristoff in forma, non te lo levi mica facilmente, anche Van Der Poel e Van Aert, non se lo staccano mica facilmente. È uno come Kristoff. Attenzione, Simone dice, segnatelo, il maiale se Vatelli non vincerà il Fiandre. No, Jakobsen non regge gli strappi, non li regge. Ma perché Groenewegen? Nemmeno Philipsen anche. Pensavo, invece secondo me... Allora, Merlin no, Groenewegen no, Philipsen forse un po' di più, però fa fatica. Cioè, nel senso, non ci sono tutti questi velocisti resistenti che stanno dietro a Van Aert o altri che attaccano. Paradossalmente Nizzolo, ora, a parte rischio, Nizzolo è uno di quelli che regge gli strappi. Sì, Nizzolo più di tutto. De Mar... in forma è uno dei due esatto, sono in forma. Infatti alla Sanremo erano rimasti gli unici due lì davanti, poi Nizzolo è cascato. Però Nizzolo non c'è, quindi non c'è. E Trentin è un altro che però non è un velocista puro, chiaramente. Torna alla Gand Trentin. Sì. Sì, però torna, ha detto già che non è a 100%. Mulla, rispondete a questa domanda, guarda, rispondete, io mi rifiuto. No. Prendi subito. Poco informato, dai. Pidcock probabilmente lo recuperiamo per l'Ardenne, però ora è dura. Sta male, non è in forma. E dicono che il maiale non vincerà il Fiandre. Attenzione, Simone, aspettate l'annuncio che avverrà in settembre. Prossimo. Sì, ma Van Der Poel lo deve prendere all'Advars, no? Mica sì, subito. Sì. Che cosa lo prende subito? Però dice lui, si vede se c'ha solo quel cambio lì, dice lo faccio o non lo faccio. No, ma che aspetti però che Van Der Poel sia sicuro che corra, perché sennò infatti, sì. Max Kanter, ragazzi, cos'è, un videogioco? Cos'è? Max Payne, cos'era il videogioco? Per queste gare lasciamo perdere. Ma lasciamo perdere in generale, ecco. Borno regge gli sprint. Landa, se non gareggia, cade. Mi sembra un'ottima operazione. Vai a vedere che è vero. Non gareggia, non cade, e quindi arriva sano al giro. Poi arriva al giro e gli arriva Dombrowski come un treno addosso. Aspetta, la presentazione delle squadre, lo mira. Van Der Poel o Asgreen per il Nord? Se deve essere uno tra questi due, Van Der Poel. È ottimo. Anche se non sto vedendo in formissima la coppia e Barthes, secondo me Askren fa più corse. Van Der Poel vince una è a posto. Ma poi Van Der Poel va bene anche all'Amstel, va bene anche forse alla Liège. Boh, secondo me Fede la coppia e Barthes la fa così veramente per allenamento. Oggi è attaccato a 100 km dall'arrivo, Sì, ha fatto la Sanremo, comunque io non l'avevo preso, ero tentato di prendere prima Sanremo, poi ho detto no, vabbè,
la prima corsa che fa, 300 chilometri. Poi quando l'ho visto te non l'hai arrivare, come no? Io l'ho comprato subito, prima, appena ho saputo che tornava l'ho comprato. Sì, ah, l'hai preso il campionato? Lui, lui sì, io no. E comunque, però come fai allora a 1000 punti da me in campionato? Perché c'è perché ho altre scelte. 8 cambi più di te. Vediamo allora questi 7-8 cambi dove ti porteranno. Vedete, quello lì è quello, cioè c'è cioè quello di mezzo. È come quello, guarda, te mi sembri come quello che dice: oh, ma io ho soldi in banca, capito? Ma quando muoi i soldi non li spendi più. Capito, ma gli scambi mi serviranno prima o poi. Oh. Capito, vabbè. Purtroppo gli scambi servono, quello è il problema. Io sono lì. No, comunque dicevo, non l'avevo preso, ma perché pensavo 300 chilometri sono tanti, poi quando me lo sono visto lì davanti al foglio firma, quando è arrivato a Bigorelli, me ne sono pentito subito. Appena l'ho visto ho detto, questo oggi arriva in fondo, infatti è arrivato in fondo. Lui non le sbaglia quelle gare lì. È veramente il personaggio più imprevedibile di sempre. Sì, sì, è però fenomeno... poi quelle gare... Però poi quelle gare lì, in quando assoluto. È difficile che le sbagli. Quindi secondo me lui alla coppia parte si sta allenando. Cioè va lì, lui si allena e poi è imprevedibile, lui non lo so, è ingestibile. Lui è veramente un cavallo pazzo, cioè lui veramente corre da solo, sì. Lui non ha squadra, non ha niente, non ha tattiche. Non cioè, ha bisogno, lui parte, tra l'altro. A volte è bello e brutto. Sì, sì, sì. Secondo me se fosse gestito in maniera... da ciclista a 360 gradi, ora non a livello alimentare, allenamento, io parlo proprio della gestione di corsa, per me vincerebbe il doppio. Sì, cioè, anche, guarda, un'illazione, se Pogacar avesse fatto un, perché poi quando uno si sente troppo fenomeno alla fine fa le cazzate, se Pogacar avesse fatto uno scatto decente, cioè andava dietro a Craig Anderson primo scatto e riattaccava subito dopo, appena Craig Anderson mollava, non lo prendevano più. Al massimo top poteva rientrare con Moritz, li rientrava in discesa e se la giocavano in due e vinceva poco, c'era in volata. E invece il fatto di aver attaccato 4-5 volte, addirittura nei pezzi più facili del podio, cioè non nel secondo pezzo, nel primo, è a peccato di presunzione, perché se vinci troppo, ti senti troppo forte e poi alla fine qualche cazzata, giustamente, meno male la fai. E quindi secondo me Van der Poel, facendo appunto l'esempio di Pogacar, ha gestito in una maniera più coerente, per l'amor del cielo, bello vederlo attaccare a 59 metri, arriva col panino in bocca alla Tirreno Adriatico, bellissimo, però a volte tipo nel Fiandre, che si è gestito male, ha perso la volata da Asgreen, errore imperdonabile, lì ti devi gestire meglio e Asgreen lo devi battere in volata. Perché lo devi battere in volata, cioè, se fanno 100 volate Van der Poel ne vince 99. Però quella che ha perso è, ha perso quella fondamentale. Quindi gli manca, secondo me, un po' di gestione. Sì, ma lui non lo farà mai. Non lo farà mai. Lo so, no, ma è bello il punto di questo personaggio. Potrebbe anche andare in crisi di testa se gli metti dei paletti. Sì, insomma, quelli, è semplicemente un giudizio da esterno. No, ma lo dicevano. Lo diceva tipo il Subab, mi sembra, una volta che ne parlava. Adri. Che se a lui fanno un programma di allenamento che va in depressione. Lui deve uscire e fare cosa gli pare. In pratica. Cioè, è proprio... Non riesce proprio a starci alle regole. Così. Lui deve fare cosa gli pare. Lui è quello lì. Appena prende la bici e va. Poi potrebbe vincere oppure arrivare ultimo. Guarda, la cosa più grossa... Non lo dico più, qui stamattina non lo dico più, però dico meno di 10. La cosa più clamorosa fu al Mondiale. E Berta, ti mando in depressione, sì. Ti mando in depressione, lo sai? Sì, mondiale quello io sono serenissimo. Di Pedersen, mondiale di Pedersen. Sì, che lì proprio fu la prima, il primo grave. La prima cotta di Van der Poel. Ma sai, lì magari secondo me non è il discorso della cattiva gestione, lì probabilmente pensava ad averne e non aveva. Vabbè, ma una botta del genere, da 100 a 0 in un attimo. Esatto, ma erano, certo, i primi che... erano i primi, il primo anno che correva professionista, se non sbaglio, comunque era all'inizio, Van der Poel di 2 anni fa. 2019. 3 anni fa, ragazzi, era comunque il primo Van der Poel, quindi si doveva anche lui testare. Ma nel senso che è imprevedibile, perché vedi, era lì, tutti lo davano ormai per vincente, finito, 0. Da 100 a 0 in un attimo. All'Amstel...
era praticamente fuori dai giochi, è arrivato praticamente in treno è arrivato e ha distrutto tutto, no? È arrivato un missile. Io ti potrei dire che l'Amstel è più corta del mondiale come gara e forse anche un po' meno impegnativa, anche se poi il mondiale di Harrogate non era così impegnativo. Vabbè, ma che c'è? Ma lui ha fatto anche il Fiandre, voglio dire, allora è la Rubè. Infatti, poi ti dire, no, la Sanremo stessa. La Sanremo, quindi, a parte, poi, è troppo facile. Quella... No, per dire, però lì potevi pensare che era, cazzo, il mondiale è troppo lungo, lui è forte nelle distanze corte. No, perché poi la Sanremo si piazza. No, è imprevedibile, imprevedibile. Allora, dicevano, sono 300 chilometri, ragazzi, e poi è vero che ci sono salite dure, ma vanno veramente fortissimo dal primo all'ultimo metro, quindi ti chiede Samuele, poi alla fine è dura. Asgren? Sì. Odd Asgren come alternativa se ne c'ha. Pedersen cosa farà? Pedersen alla Gand, probabilmente, è la sua gara, sì. Gand e forse Dostal. Anche se ne fa altre, però, prima. No, allora, Pedersen dovrebbe farle più o meno tutte, se non sbaglio. Sì, però diciamo che, diciamo che è buono in quelle due lì. Però la tre la fa, ma secondo me la Gand e la Dors saranno le sue, sì, gare. E guarda, ti dico, per il cinghiale che è, se prende la fuga giusta o il treno giusto alla Roubaix, qualcosa può fare. Dai, questa fuga. Fuga nel senso l'attacco giusto. Piace fuga. Sì, fuga, è tutti sinonimi. O Jacobsen, lo tengo o lo vendo prima della Gand, cercando di evitare minus? No, la Gand è da schierare. Ormai, se la Gand perché... la può... Io lo vendo perché la può vincere, Jacob. Vendere. Ho bisogno di vendere. Però la può vincere la Gand. No. Come no? La dico io. No. Pidcock, allora, mi sa che fa compagnia. Anch'io sono più Colberta e quindi ho bisogno di vendere. Anch'io prendo. Perché hai bisogno di vendere. Ragazzi, vediamo chi vincerà la Gand e Wegen. Ci vediamo. Sicuramente non Jacob. No, sicuramente no, poi mi sembra che lui abbia bisogno di corse piatte, biliardo, proprio. Ha bisogno. Cioè, non ce poi lo vedo lì sui detto, muri a detto, faticare. Poi alla chiedono Ganna può rientrare. Vedete, alla Gand e alla Dors. Non lo sappia nemmeno lui, perché non l'ha mai fatto. Non ce lo vedo. Ecco, Ganna invece ce lo vedo già di più. Nel frattempo sappiamo che Mattia Van der Poel ha l'idolo il maiale. Poi E3, Christoph o Girmay? Nessuno dei due. Troppo difficile. Allora, per esperienza ti direi Christoph, perché comunque qualcosa potrebbe anche inventarsi, il cinghiale. Però per idea romantica Girmay, per una top 15. Non di più, eh. Domani Almeida o Valverde? Almeida. No, Valverde lo vedo malissimo. Valverde lo vede male. Ok. Come mai? Qualcuno si ritirerà, di quelli che non c'ho io, sbina tutti, a me mi sono ritirati, puttana Eva, qualche bronchite, ma anche qualche... Ma cosa dici? Tutti la bronchite, si è ritirato anche Kwiatkowski stamattina. Ma perché deve portare Kai e gli altri? Non ho capito. Schermoso è caduto. Yates è staccato. Yates è staccato. Hai detto che non è caduto, ma hai detto no, ma è arrivato al traguardo. È arrivato cos'era? Settimo. No, non è caduto. È arrivato settimo. Funziona, tra l'altro. Funziona, quello è bello. Sì, è giusto. Cioè, quando vede qualcuno di mia sfiga e scrive subito. Pensa alla tua squadra. Ma io lo do. Te lo devi lasciare stare, perché sennò poi lui scatena un potere occulto. Che sì, io voglio sfidare il potere occulto. No, fai male, perché il problema è che funziona, non so se te ne stai accorgendo. Non mi rompete il cazzo. Funziona, ma anche bene funziona. Non ci resta che guffare. No, funziona, allora abbiamo funziona. Almeida, che ormai è quasi da podio. Allora, Sosa, i favoriti delle tre e la Gand le mettiamo chiaramente su Instagram e le diciamo, però domani sera su Bike Channel diamo quei 10 nomi che devono essere acquistati in parte o tutti per fare bene in tutta la campagna. Campagna. Quindi domani sera
su Bike Channel è una... Tanto, guardate, perché non c'è nemmeno la scusa della nazionale che gioca dopo, quindi... Esatto. Con l'irreprensibile Macedonia. Chiedeva il numero dei canali, giusto? Dove si trova Bike Channel? Io non me lo ricordo. Cazzo, allora, 259 di Sky. Oh, aspetta. E 259 digitale terrestre. Era 259? Sì, digitale terrestre. Anche se io non lo vedo comunque. 222 di Sky. Oppure su Italia. O sul sito Bike Channel. Puoi rivedere anche le puntate vecchie, quindi sì. Trovi anche lì. Holgar, che fine ha fatto? È quello che mi sto chiedendo anch'io. Io l'ho comprato nella nostra Lega e mi sto incazzando. Ha fatto una brutta fine. Perché secondo me era un prospetto interessante, speriamo bene, perché mi sto incazzando. Vabbè, comunque corridori giovani, Fede, ci sta, che anche se sono talentuosi poi si perdano un po'. Ballerini un là troverà qualche spazio, secondo te? Se sta bene, no. Qualche corsa la può fare bene, ma non di più, insomma. Lo vedevo meglio l'anno scorso, non so. Lo vedevo quest'anno non lo vedi per forza. No, ma in generale, non lo so. Ma anche secondo voi invece Quinn Simmons può fare una bella campagna del nord? Perché secondo me è uno da comprare lui. Un altro cavallo pazzo che si può inventare. È troppo instabile, perché un inizio stagione così l'aveva fatto anche l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, che fece bene alla Strade Bianche. Due anni fa. Fece bene la Strade Bianche, poi Forò, insomma, sì, era piazzato bene, e poi scomparso. Sì, era caduto. E poi scomparso, quindi io, non lo so. In teoria, fisicamente lui è più per la Roubaix. Però, mai dire mai. Da Roubaix. Christophe Ogilmai, te l'ho risposto prima. Christophe è più d'esperienza di Mike Pedomantico. Quindi... Davide Manente, nessuno dei due. Poi cerca un'alternativa. Ghirmai, se ce l'hai, tienilo. Cioè, allora, in prospettiva, probabilmente lo... Prospettiva Stuyven. Spoiler dei 12 nomi: non c'è Ackermann. Direi di sì. No, vabbè, ma i nomi ve ne stiamo dando, perché ora andiamo sulla Grande Bevelgen. Andiamo a vedere i nomi e vediamo i favoriti. Diciamo su chi puntano le squadre, e vediamo consigli. Cioè, è più di così che bisogna fare. Vabbè, Tanto poi i nomi le sapete. Cioè, Van Aert su tutti. Jumbo Visma si sa. Van Aert in seconda battuta alla porta. Curioso di vedere anche Tishpenon cosa può fare. È più da E3. No, parlavo più della campagna del nonno in generale. Questa è la Gand. C'è anche Tennissen, però Tennissen. Allora, qui Van Aert. Però attenzione alla porta. In una di queste gare, attenzione anche alla porta, io lo dico, attenzione. Poi Quick Step, Jakobsen potrebbe essere buono, però siccome la Gand negli ultimi anni non è mai arrivata alla volata, un po' come alla Marino Sanremo, se ne sciale. Quindi occhio a Ballerini, occhio a Asgreen, e però occhio anche a Senechal e Lampaert. Quindi qui cominciano ad essere in troppi. Sì, però io della Quick Step ne prenderei due. E se vi posso dire la mia, non prenderei Jakobsen, perché tra questi, se devo prendere Jakobsen o Philipsen, scelgo Philipsen. Siccome ce l'ho già in squadra, tengo Philipsen. Più che altro Jakobsen non lo prendi perché costa tanto. Cioè, nel senso, con i soldi di Jakobsen prendi uno che è più una certezza per queste corse. Però alla Gand, secondo me, può fare bene. Certezza per la Gand, però in generale per la campagna. No, in generale, esatto. Quindi io proverei uno tra io prenderei Senechal Asgreen. Se devo prendere due, prenderei Senechal Gas. Te chi prendi? No. Là, due della Quick Step tra Ballerini, Senechal Asgreen. Senechal Asgreen, infatti. Sì. Poi abbiamo il nuovo Laporte Campenaerts. Poi c'è curioso di vedere De Lee. E curioso di vedere un altro che paragono a Holgaard, ovvero che ancora si è visto poco o nulla, Florian Vermeersch. Mai visto, nemmeno un mezzo attacco, niente. Quindi, spoiler, alla fine che Gandhi si vince 100 gare. No. Allora, il fantasy è tutto sui corridori a 1, comunque quelli da meno di 10. Devi prendere quelli giusti all'inizio stagione, perché dopo non sprechi gli scambi. Per questi quelli forti li hanno. Non sono totalmente d'accordo, cioè è vero in parte. In parte è vero. Perché anche quelli forti poi li sbagli, e quindi non è detto assolutamente. Chiaro che se azzecchi qualcuno a meno di 10 va bene, però o a 1 o a 2, ma poi contano soprattutto
tutt'altro che scomparso. Alla Tirreno non è scomparso, quindi, infatti potrebbe essere forte. Potrebbe essere una rivelazione quest'anno, però è un pazzo, lui in generale, quindi non è molto stabile secondo me come dal punto di vista di gestione di corsa, no? Anche sì, poi è vero. Battistella può diventare un top in futuro per fare qualche piazzamento qua e là. Sì, però insomma aspettiamo dei buoni. Era partito bene, poi si è fatto male. Dopo, ragazzi, in questo inizio di stagione stanno incidendo tanto le condizioni fisiche. Disastro. Fagioli farà qualcosa, ragazzi. Fagioli adora poco. C'ha però un altro paio di tappe al Catalogna. Vediamo. L'ultima però, tappa, ragazzi, forse è quella più interessante per Fagioli. Un po' troppo difficile quella. L'ultima, quella a Barcellona. Con quegli strappi lì. Vabbè. Allora, Lotto Soprano, abbiamo detto Vermeersch, sì, l'avevi già detto. Ragazzi, a me stupisce il fatto che Iwan non sia nemmeno alla Gand. No, cioè, salta male. L'aveva detto, salta tutto. Salta tutto totalmente. Se ha problemi anche lui. L'ha tenuto un po' in squadra, ha floppato clamorosamente. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro. Iwan non era nemmeno da comprare la Tirreno, perché per una tappa vinta e basta, cioè erano soldi spettacoli. Infatti, è stata una delle poche cose che ho azzeccato Sanremo quest'anno. Non c'è andato. Il Nord non lo fa, e quindi chi l'ha preso la Tirreno in ottica l'ha preso in tasca. Proprio lì, l'ha preso e l'ha venduto. Anch'io ho fatto sì. Però comunque è un cambio sprecato, uno di quelli che comunque costa anche tanto. Nulla. Io è stata una delle poche cose che ho azzeccato quest'anno, non prenderlo. Però allora, poi abbiamo l'Intermarché che si presenta appunto con Christoph e Girmay, però non c'è alla gara, ad oggi. Che sarebbe la sua gara, non c'è. Non c'è. Infatti, però aspettiamo. C'è Van der Horn che farà un attacco magari. Forse Christoph ha fatto il padrone, ha detto non ce lo vuoi. Non lo so, non è ancora definitiva, però sembra, queste sono quasi definitive per la Gand. Ma il verde per la campagna del Nord? Ma chi? No, forse per capitano di domani. No, c'è scritto per la campagna del Nord. Ma il verde non fa la campagna del Nord. Solo per la campagna del Nord, diciamo, le Ardenne forse. Forse il Fiandre, mi sembra. Farà Fiandre e Ardenne. Poi. Quindi... Agedoser ancora nuovamente la coppia d'oro, non si sfugge, e qui probabilmente loro però sono quelli che secondo me in questa gara qui animeranno qualcosa, perché loro non puntano a infatti se vi ricordate bene l'anno scorso non mi ricordo se era qua in questa gara, però l'Advarz mi ricordo, no, non fu all'Advarz che vinse Bambaglia all'Advarz. Sì, ma era arrivato terzo. No, terzo. È alla Omloop forse o alla Gand? Cazzo, aspetta. No, ma quello è 2022. Aspetta. Alla Gand mi pare. Alla Gand e Vevelgen. Eccolo qua, che vinse Van Aert e c'era Van Avermaet. A 1:25. E Nasen arrivò dietro. Sì, vabbè, era davanti. Vai a vedere l'Advars, fidati di me una volta. L'Advars dell'anno scorso, un vinse Van Barle. Ma è arrivato Van Avermaet. C'era una fuga con Nase e Van Avermaet, era la Gand dell'anno scorso. Fidati. È possibile, perché c'era la Van Aert, Nizzolo, Trentin. C'era sicuramente Van Avermaet, Matthews, Kung e Van Hooydonk. Non mi ricordo quale cazzo di gara era, forse 2 anni fa, 2020, non mi ricordo. Andiamo avanti. Dai. No, sono curioso. Andiamo avanti. Detto questo, andiamo avanti. Astana, andiamo avanti. Poi devono recuperare Moscon che non Moric alla Gand, non so cosa possa fare. Hausler forse qualcosa, ma anche qui sono un po' debolucci loro. Right. Quindi, Qui Bennett, vediamo un'altra minus. Allora, per me dicono che era la E3. Cosa?
Era lei 3? Ok, era lei 3. Allora, mi sono leggermente confuso. Perfetto. Però erano loro due che animano queste corse in coppia, che sono in simbiosi, Panava e Mattennase. Certo. Quindi a Stana andiamo avanti. E Bennett, Van Poppel, boh. Per me no, Bennett è fuori. Van Poppel forse. Ma Bennett è bollito. Qual è la gara dove Bennett vomitò l'anno scorso che era davanti? Questa qua. La gara. Era Gand, vero? La Gand, era davanti, sì. Mi sembra di sì, no, non ce la fece l'anno scorso che era in forma. E da lì poi scomparve tra le altre cose, da lì scomparve Bennett. Iniziò le tiacco, le febbre, ciao. Poi Allegart, qui poca roba. C'è nemmeno Wildside? No. Al momento per ora no. Con Sonia potrebbe fare qualcosa. La EF, oggi è arrivato settimo oggi. La EF con Valgre. È più probabile Bissiger. In questa forse o Bissiger anche. Sono curioso di Bissiger in questa campagna del no, cosa potrebbe fare. Ma dove è finito Stuart della Groupama? Stuart Little. No, è rotto. È rotto. Beh, qui c'è DeMar. DeMar farà bene. Qui occhio a DeMar, ragazzi. Ma a Sanremo c'ha la buona Sempre occhio a DeMar. Troppo... Vediamo. Vabbè, DeMar qui sono le sue gare, stavisse in forma. Kung e DeMar. Poi qua c'è Van Barle che però... Qui, boh, Ben Ganna. O Sheffield. Attenzione al Vance. Ancora. Poi Israel andiamo avanti. Andiamo avanti. Van Marke e andiamo avanti. Aramburu e forse guarda, alla Gand è meglio Garcia Cortina. Bike Exchange. Beh, c'è Groenewegen, però. Sì, ma andiamo avanti. Groenewegen lesso in questa cosa. Groenewegen, oddio, oggi però a parte oggi non c'è nemmeno ma non c'è un cavalcavia sotto il livello oggi ragazzi se c'era Jacobs se vinceva Jacobs secondo me scambiare adesso Phillips in costruire no. Asgren può avere senso Asgren può avere senso però questo è difficile per Jubioli. C'è la Gand, a questo punto scambialo dopo la Gand, Phillips, dai, rischiala. Però, sì, perché tanto, esatto. Cioè, questione di fortuna, puoi farlo o meno. Diciamo che è uno scambio che ci sta a livello di slot. Cioè, comunque, ne prendi, se hai dei soldi da parte, tra l'altro, perché Phillips è costa di più. Di tutti e due, quindi devi avere qualche soldino e comunque come slot di scambio ci può stare. No, però ha detto che vende Phillips. Vende Phillips, sì, allora sì, ci può stare. Però ci può stare, ma però poi... a livello di slot ci può stare, ti tieni la allora qualche Mattenazio soldino... La nave sono in simbiosi, così in due mezzi corridori ne fanno uno, forse. Verissimo. Ne fanno mezzo. Vabbè, però Bonapri, metti qualche piazzamento te lo farà. Sicuro. Luis Eschi è prospetto per il Nord. Allora. Troppo presto. DSM. Sono in credere. Attenzione. No, aspetta, che quello lì è Asbjørn. Asbjørn Craig Andersen, non è Soren, ma io segniamo lui. Niente, nessuno qui. E Degenkolb, capitano della macchina del tempo. Più probabile Degenkolb che c'è a Sport. Vabbè, infatti. Questo è poco ma sicuro, cioè non è Stuyven anche lui. E poi c'è Simons però. Simons, però la coppia Pedersen Stuyven si ripete. Vedete che è un po' un live motif di tutte queste gare, la Trek presenta più o meno la solita squadra. Poi la UAE è già confermata con Pascal Ackermann, che però bisogna vedere. Trentin ha preso una bella botta oggi. Quindi, forse in forma Trentin. Forse in forma più Trentin. Però anche Trentin non viene da un momento ottimo. Però vi diciamo che nei 12 da acquistare per la campagna del Nord, forse c'è un nome di un italiano. Quindi attenzione. Forse. Quindi domani sera su Bike Channel. Alpecin.
Phillips giusto per sviare le idee. Chissà quale sarà il nome, tolto Colbrelli. Tolto molta fatica che... a trovare. Che... Tolto Nizzolo. Emanuele Boaro. Con tutti quelli che abbiamo, scusa Lorenzo, con tutti quelli che abbiamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Poi ecco, abbiamo... La mia domanda è, Merlier o Philipsen per la GAN come tipologia di percorso? Philipsen. Io penso Philipsen, però allora, è un punto di domanda la condizione, perché... Alla Parigi Nizza è vero che ha vinto, ma poi si è ritirato. Allora, Philipsen, però. No, Parigi Nizza non ha vinto Philipsen, no, ha vinto un cazzo. Non ha vinto? No, ha fatto un quarto. Parigi Nizza ha fatto male, ha fatto un piazzamento e basta. Sì. Però il discorso è questo, se si arriva in volata, Philipsen probabilmente fa la volata, perché Melle l'ha già vinto, a parte anche Philipsen ha vinto, però Melle è qualcosa che non ha da 22 di gare, e quindi probabilmente gliela fanno, anche perché Philipsen è l'unica che... Secondo me Melle o qualche gara di questi non la fa neanche, è segnato ma non la fa. Ci sta. Vabbè, no, scusami, però alle 3 non è neanche segnato. Ma alla Dorse, alla Gand la fa, quindi secondo me... Alla Dorse è più probabile Merlier, anche se c'è Van der Poel, e alla Gand Philipsen. Però ragazzi, lo sapete come va? Una foratura, e il ventaglio. No, ma è difficile anche che ci arrivino in volata. Philipsen allora, magari si stacca e Merlier riesce a tenere, non lo so, cioè, mai dire mai. In salita che... vanno uguale. Sì, no, Philipsen va meglio. Il Philipsen in condizione, ma il Philipsen di adesso... Poi... Non so. Quindi, già tanto se ci arrivano in volata questi due. Io in teoria questi due me Gianni Vermeer come Stuyven e Mats Pedersen, io quei quattro lì me ne porto squadra se ce l'ho, cioè Philipsen e Merlier, Pedersen e Stuyven, io me le porto. Io dico Gianni Vermeer. Ma Gianni Vermeer non ha avuto un problema, ecco. Per questo che lo porta lui. Io parlo solo qui con problemi. Io ti dico, mai dire mai. Bello questo. Poi abbiamo la Total Direct Energy, si ripresenta con Turgi, Sagan. Per questa forse Sagan. Sì, anch'io. Io occhio ammozzato, qua, per la B&B. Occhio ammozzato. Le Moen che andrà si può piazzare ammozzato. E le Moen andrà in fuga, guarda, ci metto la firma. La Bardiani che come al solito non si sa che cosa ci faccia. Sì, ma Modolo ha fatto una volata dall'inizio ancora dell'anno. Ancora no. Modolo magari la farà proprio. Forse ha fatto più volate Chess Ball. Poi abbiamo attenzione, Dupont, il mio uomo Timothy che oggi ha fatto un ottimo 14° posto, 75 punti portati a casa per Timothy. Ma hai cambiato anche lui? Hai preso comunque anche Gianni Vermeer. Anche Gianni Vermeer si era ammalato prima della Sanremo. Qui occhio a Tiller alla Gand, perché questo alla Gand, se becca la giornata giusta, nei 10 potrebbe arrivarci. Quindi attenzione. E mentre la Sport Vlaanderen, direi nessuno. Totalmente nessuno. Questi qui vanno in fuga. Questi della Bingola. Se uno ce l'avete, uno di quelli lì, oppure se prendete, cioè, non credo. Se non arrivate a 9, avete squadra, dovete sperare che uno di quelli vada in fuga. Modolo, tanti complimenti quando era venuto ospite là, e ora ha fatto ancora qualche volta il pezzente. No, pezzente l'ha detto, lo dici te, non sono esatto. Pezzente lo dice Matty French. Io sono simpaticissimo. Numero uno. Scambio Merli e per Turgi. Ormai aspetta. Ma non c'è qualcun altro per prendere Turgi? Cambiare subito. No, sacrifica qualcun altro, dai, ce l'avrai uno da 21 per Turgi, vai tranquillo. Moscone sorgerà la Parigi-Roubaix? Neanche la Parigi-Roubaix. Però speriamo, così fate crollare le certezze di Fede, perché Merlier l'ha preso per questa gara qui. Io l'ho preso per una gara e lo rivendo. Io l'ho preso e lo scambio fino alla Dorse. Deciso così. Questa è la mia...
No, Mulà ha fiducia di Merlier, sì, lo vende subito, ha detto. No, fiducia in Merlier nelle gare che può vincere Merlier. Tipo ieri l'ho comprato perché oggi sapevo che vinceva e l'ho comprato, l'ha vinto e ora lo rivendo. Ha fatto il suo. Per quelle altre gare più dure non ci credo in lui. Mi sembra diventato proprio un velocista puro che non è più adatto per le gare del nord, secondo me. I velocisti... può essere. I velocisti puri ormai sono quelli lì, là, dai. No, bisogna tenere Ganna e bisogna prendere Turgi, però non per la porta. La porta se ce l'avete. Ma secondo voi vi proporrebbero loro se ce ne avessero altri? Cioè, vuol dire che ne possono scambiare altri, no? Comunque Turgi le prenderei tutti e due al posto di Ganna e la porta, la risposta è sì. Per me no. Roglic per Polito ci sta, che cazzo di scambio è così, Francesco? Cioè, Roglic costa tre volte Polito, che scambio è? Per Roglic no, tutto. Non prende Polito, prendi Turgi. Ma può prendere chiunque se scambia Roglic, cioè, dove ce l'ha i soldi? Probabilmente ha trattenuto, c'ha le tasse da pagare sulla più sbagliata. Probabilmente non vorrà tenerli per scambiare. Un altro cambio. No, Monreale, Marit è un velocista, non fa niente in queste gare. Probabilmente non ha altri da scambiare. Al UAE Modulo ha fatto un paio di volate, dodicesimo e tredicesimo. Ha fatto punti. Turgia, la gamba che gli scappa. Pogacar per Cortina, ragazzi, via, dai. Queste cose... Ma chi Amadeus? Kung è in forma, il suo picco sarà per l'attacco al podio al Tour. Si sta preparando lì. Ma il Maru è stato licenziato da noi. Sì. C'è quasi. Abbiamo... Facendo di tutto. Stiamo facendo di tutto per farlo licenziare. Ora addirittura siamo anch'io, Giuseppe. Quindi questo è quanto. Ma ragazzi, ma stasera niente pendolino. Non c'è pendolino stasera. Non gli gara. No, niente pendolino. Non gli gara. Non apprezzo. No, niente pendolino stasera, ragazzi. Domani su Baisciano il pendolino. Ah, bene. No, non c'è. Mulà, te lo devo comprare. Su Tacchetti c'era il pendolino, te lo regalo. Quale gara farà? Come il microfono, Mulà. No, il microfono allora mi tocca temere allora il microfono. La Filippo farà il Zulia e poi faccio come gli scambi, li tengo. Quindi ripeti Mulla, come si è sentito? Il Zulia, Amstel, Grecia, 10. Ok. Poi Asgren o Stuyven per Corbelli. Va bene, Asgren o Stuyven per uno dei due. Ci sta. Asgren. Eccola qua, siamo al momento della rubrica. Oggi non l'ho trovata, No, l'ho mandata io. Allora. L'ho mandata io sul gruppo. Vabbè, che te non ci sei. C'è quella giornata con i punti della settimana? Sì, quello di oggi. Perché no, Simone Ghiringhelli, il Fiandre è tra 8 live. 10 giorni. Ma fate la rubrica del ranking adesso? Sì, aspetta, sì. Però quando la mando ranking. Io vi saluto, è una rubrica che odio. Come che odi? Non si può fare a quest'ora. Bisogna farla all'inizio, alle 21. Lui, il Marrucci dalla regia che partono ogni tanto dice Lilia Marrucci. Tra l'altro aveva sbagliato quella volta. Come fa Pardo? Ragazziamo Marrucci a regia dal coordinamento, ovviamente. Sì, ma non ero io, tra l'altro, che a volte aveva sbagliato clamorosamente. Io ero lì a letto che guardavo la partita. Ha chiamato qualcun altro. No, perché c'è un altro ragazzo che anche lui è toscano, però di Livorno. Ovviamente ha confuso la voce. Però sì, non ero io quella volta lì. Allora, okay. Mi raccomando, domani Bike Channel. Sì, ciao. Dai, facciamo una svelta. Buonanotte, Lorenzo. Anch'io devo andare a letto. Facciamo una svelta. Allora, eccola qua, la rubrica. No, questa non va assolutamente bene. L'avevo vista anch'io da stamattina. Non è assolutamente questa. No. Perché? Purtroppo lo sapevo che non avevi capito. Questa non è niente. Berta, questa è quella di quest'anno. Ma non l'ho letto. Guardate, classifica UCI, ciao.
te l'avevo detto, allora, quella l'avevo vista anch'io, non va bene. Vediamo se c'è. Niente, è rimandata, dai. Cosa? No, aspetta, vediamo se la trovo, aspetta un attimo. È rimandata. Allora, devo andare su Cycling Pro? Cycling Pro? Ah, cyclingpro.net, sì. Ok. Poi, diciamo, quante cazzo di pubblicità c'è in questo sito, poi sembra di essere... Allora, devo cercare cos'era il... Ranking Gucci. No, allora, com'era? Com'era Mulla? Ragazzi, vi devo dire una brutta notizia. Vi devo dare una brutta notizia. Non c'è. Non c'è questa settimana. Come non c'è questa settimana? No. È fermo al 15. Cercando. Non c'è. No, aspetta che c'è Marco Berselli che dice che c'è, l'ha vista oggi. Dove? Però... Dacci il link. Se ci dacci il link, dati, Marco, butta, mettilo nella chat. Ora sta vedendo che forse, la forse non si può, non si può fare. Ma dici dove l'ha trovata? È su PCS, altrimenti. Come si fa a trovare su PCS? Sì, ma non c'è quella lì che vedi i punti della settimana, giornate, la classifica, quei nuovi punti. Non è la stessa cosa. Ho la sensazione che vince tutto Polit, ma che dici? Vabbè. Pazzesco. Ragazzi, dateci segnali. È l'orario che fa queste brutte cose. Cosa devo cercare, Mulla? Mi dici se devo cercare nel sito. Cosa no, l'ho già cercato io. World Tour 2023 è fermo al 15 marzo. Non manca quella del 22 o 23. Insomma. Ma è l'unico sito che fa questa roba. Scusa, ah, ok. Io non sì, ma questo guardo lì. No, invece non so se valorizziamo il lavoro del nostro nuovo collaboratore. Simone, che ha fatto la tabella dei corridori non vincenti col gancio con Matthews che ha vinto l'altro giorno. Ce l'hai, Fede, quella lì? Facciamo una sì. Valorizzazione veloce. Guardiamo io... quella veloce e poi si chiude. Dai. La posso mettere, direi. Sì. Vado a letto. Dato che non c'è la mia rubrica preferita. C'è la classifica, però c'è la classifica dei non vincenti, è bella quella lì. Madonna, ma ho da capito quanti... la classifica. Allora, ho un po' Mulla su Spazio Ciclismo. Ma cosa c'entra? Quella è cyclingpro.net, quella roba lì. Non ci siamo, non lì. Ci... forse non ci siamo capiti. Dai, se non c'è molliamo, dai, se, di non c'è, molliamo. Se non c'è molliamo, dai. Forse non ci siamo capiti. Vi ho messo il link. Invece, aspetta, ha ragione lui. Attenzione. Attenzione. Vi ho messo il link dove? Dove? Allora cosa devo cercare? Ditelo, ci siamo. Attenzione! Pulla, mandami il link. No, ti mando il link, vai su Spazio Ciclismo. Cioè, mandami il link su WhatsApp! Non ho voglia. Faccio... Vai lì. perché ci metti un secondo, se vai lì c'è cioè, classifiche. Aspetta. C'è. Dove devo andare? Cosa devo cercare? Apri il menu a tendina, c'è cioè classifica triennale 2020-2022. Aspetta, allora, perché di solito fanno l'articolo loro, il giorno stesso fanno l'articolo. Stavolta non l'avevo visto uscire. Se cerco World Tour 2023 forse non era... Cioè, World Tour 2023 è aggiornato al 22 marzo, quindi praticamente... Non capisco perché se lo cercavo World Tour 2023 non mi dava l'articolo di questa settimana. Si vede che non l'hanno ancora scritto l'articolo. Attenzione, con un po' di ritardo, ecco la rubrica del Mulla, delle retrocessioni del 2023. Allora. Astana, altri 15. Ben altri 15 punti. Eh beh. Allora, andiamo però nella lotta interessante. Nella lotta interessante, che ricordiamo le 18 saranno World Tour, 19 e 20 saranno le prime due classifiche. Ma mi pare che la Cofidis abbia scavalcato la Israel. Sì. Per forza, perché ha fatto 589 e loro 58, quindi è stata la sorpresa. Infatti perché c'è scritto, guarda, accanto, se vedi, c'è almeno uno... Uno, vedi? Sì. Uno meno sì, uno, sì. Uno vuol dire che è calata. L'Arkea ha scavalcato la F. L'Arkea comunque è davanti peso, Ma da lì dov'è? E l'Arkea ormai è andata. L'Alpecin ha scavalcato la Trek e la Stana. Facciamo allora, un conto semplice. Il fatto è che la Lotto senza Ivan in questi gare, cioè se non ha fatto la Sanremo, io la vedo persa. Secondo me retrocede. Anche perché ora c'ha, erano tutte e tre pari queste squadre qui, c'è cioè la Cofidis, la Israel, Intermarché, però la Intermarché e la Cofidis hanno fatto diversi punti. Cioè la Cofidis ha delle speranze, loro hanno solo IVA, non gli sta correndo IVA, faranno zero punti.
Poi non eh no, c'è il tuo nuovo idolo Kampenaerts. Ma è vero, allora è vero, quindi salverà Kampenaerts, non ci avevo pensato, guarda. Quindi allora sono salvi. Però guardate che se Simon Yates non gli gira quest'anno la Bike Exchange, anche la Bike Exchange rischia, attenzione. Sì, ma la Israel, ragazzi, sì. La Israel, e c'è anche Woods che sta facendo cagare al Catalunya. Ma perché la Movistar, se Valverde Massa la Movistar è qui, fa zero punti. Zero, senza Massa e Valverde fa zero punti. Vabbè, però Massa lo sai che Massa si è rotto, la tiene all'Adriatico, non ho capito o no? No. Ok. Massa, se tutto va come deve andare, punti al Tour e alla Vuelta. Però se tutto va come te capisci che se gli casca Massa, a loro sono finiti, zero punti. Non hanno proprio una squadra. Guarda, paradossalmente in questa lotta di retrocessione, ricordiamo, dal 18° posto in poi non è più World Tour la squadra del 2023. L'Archea ormai secondo me non la prendi più, no. Perché anche per la tipologia di corridori che c'ha, insomma, a qualche punto lo fa. Oddio, anche l'EF. Ora con Quintana che vince il Catalunya farà un sacco di punti, ha già vinto. Vediamo il Catalunya, perché se Catalunya, Quintana praticamente arriva davanti, già vinto. Praticamente si è già levata dalla lotta a retrocessione. La Education Fest la vedo molto male ultimamente, molto male. Quindi la lotta comunque è tra queste, ecco, fondamentalmente. Archea, sono un bel po' di squadre che vediamo male. Bike Exchange, Intermarché, Cofidis e Israel e Lotto. Però la Lotto, no, ma la Bike Exchange tra l'altro c'ha le vittorie di Matthews e Groves. La Lotto per salvarsi ipoteticamente dovrebbe quantomeno raggiungere la Cofidis in questo momento, no? Cioè c'ha da fa 500 punti la Lotto. Chi cazzo gli fa 500 punti la Lotto in queste gare? Campa. Onestamente, no, è dura, è dura. Senza Ivan, la Cedoser l'ha presa perché l'anno scorso Connor ha fatto quarto al Tour de France e quindi l'anno scorso infatti ha fatto 7.151 punti, è stato il miglior anno e l'ha portata avanti, e quella è la differenza. Tanti punti, eccola qui. 7.000, questo, 7.000 gran parte sono di O'Connor, di Bouchard al Giro d'Italia che ha vinto la maglia scalatore, ha vinto la tappa Vendrame l'anno scorso, non è andata male la Cedosera, attenzione. Quindi questo è quanto, perché poi insomma Total Direct Energy è lontanissima, 6.002. Chiaramente se guardi in prospettiva per i prossimi tre anni, cioè a parte ormai ora è salva, in futuro la DSM non ha speranza. Non ha una DSM squadra. È qui grazie al 2020, domandiamoci perché, l'anno di Soren Kregh-Andersen, Hirschi, tutto quell'anno lì, anno stratosferico e poi è stato 3.000, la metà l'anno dopo e quest'anno probabilmente si arriva a 2.000 e tanto. Forse Bardet qualcosa, sì. I Wiedeberg è sì. Vero, vedi, i punti l'hanno fatti questa settimana, però con queste fughe inutili, sì, queste fughe, queste cose a caso, sì. No, è Soren Kragh-Andersen quello, settimo posto da Sanremo. A Sanremo, sì, forse è quello, sì. Secondo me il Catalunya non c'è ancora, Giornata al 22. Sì, ma sarà da domenica, sarà di lunedì. I ranking finiscono la settimana. Come lo vedete, Greg Van Avermaet o Gregorio, il telefonista? Io lo spero. Gregorio Luca. Van Avermaet si piazza con qualche un paio anche di gare del nord. Si piazzerà anche la F 34 punti, 600 punti. Che è stato solo. Sai un altro che non si salva? È l'Astana. Nel prossimo triennio segue la DSM a ruota. Ci arriva nel prossimo triennio. Ma perché Mullah, ma scusami, dell'AF, Jukkarty cosa sta facendo a questo catalogo? Oggi ha fatto uno scatolo indietro. Dai, Carti, lo dicevo. Dai, Carti. Qualcuno diceva anche che no, vedrete. Cosa vedete? A parte che uno alto sì, in salita non potrà mai andare nella sua vita. È andato un anno, poi ora sta... Tipo, non lo so, no, ma secondo me Carti in un giro a tappe qualcosa tira fuori, no? Alla lunga, no? Però in queste gare da una settimana dove c'è da limare tutti i giorni a diritto per 7 giorni, è dura limare. Ci vuole il limatore, il limatore. e chiudiamo.
occhio, e qui chiudiamo. Ultima cosa per il Mullah. Abbiamo trovato abbiamo trovato le gare per Eiter. La settimana coppie Bartoli. Perché lui è come Venepul, se non sono World Tour domina. E se sono World Tour scompare. È così. Vabbè, è così. Allora ragazzi, noi ci rivediamo domenica sera post Grand Wevelgem e chiusura del Catalunya, quindi grande serata domenica sera. Quindi ci saranno poi top flop Catalunya, top flop Grand Wevelgem. Perché Trentin torna alla Gand, sì, perché non stava bene, quindi torna alla Gand e quindi ci rivedremo. Allora, domani sera appuntamento con Bike Channel, perché ci sono delle chicche. Abbiamo preparato i top e i flop fino alla Sanremo, quindi ci saranno 7 nomi che hanno deluso e 7 nomi che erano assolutamente da prendere, quindi qualcuno scontato, qualcuno no. Poi ci saranno i 12 nomi consigliati per tutta la campagna del Nord, quindi da comprare e tenere lì fino alla Parigi-Roubaix. E che cazzo altro? Poi le perle del Mullah, che vi risponderà al quesito, cosa chiedevano prima? Dello pattinatore Van der Poel. Nils Van der Poel. Poi ci saranno gli improbabili del Berta, che si è frizzato con questo sguardo demoniaco. No, è andato via. No, che ti senti? Si è rifrizzato con uno sguardo così demoniaco. E poi ci saranno gli improbabili del Betta, che io non so, perché non so che cazzo avrà detto negli improbabili, probabilmente 3 nomi imbarazzanti, credo. No, non sono imbarazzanti. Ma i improbabili imbarazzanti erano... E 3 Gand e Edwards. Edwards, quindi addirittura proprio esagerato. Poi giovedì prossimo troverò le chicche per il Fiandre. Carti staccò Carapazzo Roglic sull'Angliru nel 2020. Anche Horner ha staccato Nibali. Nel 2020 tutto era possibile. È vero. Quindi vabbè, sì. Nulla. Poi venerdì usciranno le perle del Mullah anche su YouTube, per chi non vede la registrazione su Bike Channel. Poi sabato nulla, ci si riposa tutti, ci faremo i cazzi nostri in generale. E poi domenica si gode guardando... Ah no, aspetta, venerdì poi c'è l'E3, quindi venerdì comunque top flop E3, eccetera, eccetera. Poi domenica, direttone post prima parte del Nord e Catalunya. Catalunya. Poi, in settimana prossima, vi promettiamo che usciranno anche dei video, sicuramente tra cui l'intervista al maiale di Selvatelle... che dovrà fare... Quello dovrà prometterle dure, No, questa si fa, perché c'è una... No, l'intervista, perché lui si allena di notte, questo ormai si è capito, però l'intervista verrà fatta in un orario diurno, dove lui ci dà la presenza assicurata, e quindi gli faremo un'intervista perché, anzi, sotto nei commenti, quando ora chiudiamo il video, scrivete cosa vorreste chiedere al maiale di Selvatelle per la prossima settimana del Giro delle Fiandre, che noi... martedì credo facciamo uscire il video dell'intervista col maiale, che ha delle cose succulente da dire. Sotto nei commenti al video scrivete le domande al maiale di Selvatelle e noi le proporremo nell'intervista, secondo me. Ok, soprattutto mi immagino le domande. Quindi detto questo, aspettiamo perlomeno 20-30 domande al maiale di Selvatelle da proporgli martedì. E poi niente, faremo uscire il video, che insomma tutti ci aspettiamo una grande prestazione su Pordol in questo Fiandre. però ragazzi, io sento aria di non presenza, è così, io respiro, c'è qualcosa che va chiarito, c'è qualcosa nell'aria, un limatore. Attenzione, con limatore chiudiamo la diretta. Chiudiamo. Arrivederci. Arrivederci.